perché appunto ci parla di come costruire questa nuova narrativa verso il 2030 e la necessità urgente di trasformare i sistemi alimentari attraverso la transizione agroecologica e attraverso appunto, la promozione di altri canali di distribuzione, tra cui i mercati territoriali. Ma inoltre è interessante perché ai classici quattro elementi caratterizzanti la sicurezza alimentare ne aggiunge altri due, in particolare quello dell'agency e quello della sustainability. L'agency viene definita come la capacità di individui e di gruppi di poter decidere, appunto, avere una voce rispetto a quale tipo di alimenti consumare, a come questi debbano essere prodotti e trasformati e distribuiti, e in qualche modo riuscire a impegnarsi in processi di governance del sistema alimentare. La sustainability, appunto, sappiamo, è la necessità di non compromettere le basi che generano sicurezza alimentare e nutrizionale per le generazioni future. Scusate, ma non riesco più a... Eccolo. Il riconoscimento dell'agroecologia come appunto un fattore un elemento di risposta alle crisi è qualcosa che abbiamo visto affermarsi nello scenario, insomma, delle politiche internazionali, soprattutto nella FAO, che in 4 anni, dal 2014 al 2018, ha tenuto due simposium internazionali sull'agroecologia, il forum di Niéleni, che è stato il primo incontro panafricano appunto tenuto in Mali, è promosso dalla Senope, l'organizzazione di cui Ebrahima è membro, e con accenti diversi appunto hanno posto l'agroecologia come una risposta alle crisi, come un cambio di paradigma rispetto alla rivoluzione verde, come una possibilità di affrontare le cause profonde della fame, quindi di rispondere agli SDGs, o comunque come una chiave per riproporre la giustizia, percorsi di giustizia sociale, di giustizia alimentare. Tra poche settimane si avvierà questo nuovo appunto asse di lavoro al Comitato per la Sicurezza Alimentare sull'agroecologia e le altre risposte innovative per la sicurezza alimentare e la nutrizione. Noi speriamo vivamente che l'Italia possa prendervi parte e far sentire appunto la sua voce, che abbiamo sentito molto poco nelle ultime negoziazioni sui sistemi alimentari e la nutrizione. L'agroecologia è un'evoluzione storica che questo lei del panel of expert nel suo rapporto riprende velocemente da una scienza all'inizio del secolo, a un insieme di pratiche, a un movimento sociale che può tradursi appunto in azioni politiche. Importante per noi appunto mettere l'accento sui movimenti sociali perché per molti movimenti sociali attorno al globo l'agroecologia è stata la risposta alle crisi agrarie, è stata un modo per rimettere al centro la diversità dei sistemi alimentari autoctoni legati ai territori, alle specificità dei propri territori, in qualche modo legare agroecologia, sovranità alimentare e diritto al cibo. Sia FAO che la Liver Report riporta una serie di elementi caratterizzanti dell'agroecologia che non vediamo nella loro specificità, ma diversità, alla governance responsabile. Sono degli elementi, appunto, punti di entrata che permettono di evidenziare la capacità trasformativa dell'agroecologia e soprattutto mettono l'accento su una trasformazione che è prima di tutto sociopolitica, prima che agrotecnica, come invece si tende sempre con un approccio riduzionista a evidenziare. Il ROPA, il nostro partner in questo percorso, ecco, l'Agency di cui si parlava prima, è una rete che raggruppa 13 piattaforme in Africa occidentale, rappresenta milioni di contadini di piccola scala e che si sta, come ci diceva appunto il suo presidente, attivando già con le pratiche dell'agroecologia e per attivare questa transizione sui propri territori. A partire dal Mali, quindi lo scambio di conoscenze tra contadini, attraverso la promozione di coltivazioni, metodi di coltivazione e trasformazioni naturali, dove le donne appunto hanno un ruolo centrale, anche qui nei processi di trasformazione. L'agroecologia, a differenza dell'agricoltura industriale, prevede un forte utilizzo della manodopera e del lavoro umano. Le sementi contadine appunto garantiscono la diversità della dieta, la diversità genetica della dieta e inoltre in questa regione del mondo dalle comunità viene riconosciuta alle donne appunto la capacità di moltiplicare, di riprodurre, di conservare le sementi e la diversità.
Il Covid molto velocemente ha avuto una serie di effetti a catena sui sistemi alimentari. Allo stesso tempo, l'alimentazione è stata una causa appunto di esposizione a una maggiore vulnerabilità al Covid. In paesi dove c'è stato il lockdown, dove si sono scatenati appunto una serie di processi a catena, tra cui la riduzione del reddito, l'interruzione dei canali anche di protezione sociale, che di conseguenza hanno portato non solo all'aumento della sicurezza, sicurezza alimentare, ma anche un aumento più generale delle disuguaglianze. Quindi una crisi sanitaria, economica, umanitaria e di diritti umani, ma bisogna ricordarci che il Covid non ha in qualche modo create queste sfide alle quali ci troviamo sottoposte, ma le ha rivelate, le ha intensificate in qualche modo e ha rimesso l'accento appunto e l'attenzione anche sul cibo e soprattutto sul legame tra salute umana, salute animale e salute degli ecosistemi, visto che le zoonosi virali si muovono proprio attraverso, a cavallo di questi tre elementi. Dunque nuova enfasi urgente sul sistema alimentare, sulla terra, sul nostro rapporto con la terra e sulla necessità di ricostruire società sostenibili e con mezzi di sussistenza dignitosi. In qualche modo in tutte le regioni del mondo l'agricoltura contadina si è attivata attraverso i canali dei mercati territoriali, dove sono rimasti aperti, dove sono stati chiusi. Comunque sono stati reinventati dei sistemi di distribuzione del cibo, e dei modi per far arrivare questo cibo alle comunità. L'agricoltura contadina, appunto centrale nella transizione agroecologica, è estremamente più efficiente del modello di agricoltura industriale, e questi numeri ce lo dicono. Le aziende in particolare al di sotto dei 2 ettari riescono a fornire al 30, al 34% delle forniture alimentari utilizzando il 24% delle terre agricole. E dunque da questa si dovrebbe ripartire. Un breve accenno alle città, visto che il 50% della popolazione mondiale vive in città e che la malnutrizione, in particolare l'obesità, sono cresciute al ritmo del crescere delle città e degli slum. Il SOFI, il rapporto che citavamo prima sullo stato dell'insicurezza alimentare nel mondo, ci dice che in quei paesi africani, le cui economie sono maggiormente dipendenti dalle importazioni e dalle esportazioni, sono quelle dove c'è stato un maggiore impatto in termini di sicurezza alimentare durante questo periodo. E viceversa, le città, attraverso un sondaggio che la FAO ha svolto, che la rete dei sistemi cibo per le città ha svolto in ambito FAO, ci dice che appunto queste città, dove hanno potuto, hanno fatto leva sui produttori locali, per le forniture alimentari. Chiudo ricordando le conclusioni del Consiglio europeo, che rimette al centro l'importanza di agire su appunto gli LDC, l'importanza di rimettere al centro degli approcci basati sui diritti umani e sulle persone, di garantire la policy coherence for development. Il Covid-19 come appunto un ulteriore fattore di stress sui sistemi alimentari e le forniture alimentari e la necessità di rimettere al centro di nuovo gli approcci umanitari legati agli approcci sviluppo e costruzione di processi di pace. Dunque, è adesso, sicuramente adesso, è arrivato il momento di riporre al centro l'agroecologia delle politiche di cooperazione allo sviluppo, utilizzare l'agroecologia come un motore, come un perno per le azioni di sviluppo rurale, approfittando appunto dei processi che sono in corso attualmente, il Summit Unione Africana, Unione Europea, i processi al CFS, questo dialogo tra noi oggi e appunto rimettere l'agroecologia come strumento per combattere la povertà, favorire la coesione sociale e dare finalmente quella risposta sistemica alle diverse crisi che si intrecciano in questa regione, come ci ricordava Ibrahima Koulibaly all'inizio del suo intervento. Grazie, chiudo qui e muto il mio microfono. Grazie, grazie Paola. Grazie Paola. Non farò alcun commento perché siamo già in un ritardo di quarti d'ora, un'ora, e quindi se togliamo anche la presentazione, la condivisione dello schermo, e passiamo la parola a Giorgio Menichini. Giorgio, se sei tra noi, batti un colpo.
e se puoi condividere anche tu la tua presentazione, altrimenti ce l'ho anch'io, eventualmente posso caricarla io. Eccomi, mi sentite? Mi vedete sì, anche? Sì. Vederti no, però sentirti sì. Vediamo se riesco a attivare anche il video. Beh, ce l'ho fatta. Perfetto. Dunque, proviamo a condividere lo schermo? Sì, vedi se ci riesci tu, altrimenti... Sì. Allora, condividi. Non mi riesce, dai. Mi metti il tuo? Ok, allora, aspetta che... Vorrei riprovarci perché è molto più facile, ma poi perdiamo tempo. Quindi va bene così, dai, mettila tu. Ecco, dovrebbe vedersi adesso. Sì, me la puoi mettere anche in... Bene. Ecco, bene. Buongiorno a tutti e a tutte. Un pochino in ritardo, ma vedremo di riprenderci, diciamo, un po' affrettando anche le nostre relazioni. Io sono Giorgio Menchini, sono presidente COSPE, e faccio parte di questo bel gruppo di persone che hanno costruito Azione Terre, la coalizione per la transizione agroecologica, in un percorso che è iniziato, diciamo, i primi passi li abbiamo mossi, direi, quasi 3 anni fa. Ecco, c'è stata una serie di momenti, di episodi, di cose, ma è stato un bellissimo cammino. Ecco, se puoi girare, verrei subito al titolo della mia presentazione. Andrea, puoi girare? No, via, non funziona questo. Dovrei aver girato, non si vede. No, non hai girato, io c'ho ancora quella di prima. La numero 2 è il titolo. C'ho ancora la copertina, non so come mai. Io vedo la slide 2, non so se... Almeno la casa. La casa ancora 1. Lo so, prova, se no altrimenti riproviamo. Digitale la modifica. Io lo devo fare? Penso di sì, perché c'è scritto, eccolo. Ora va bene? Sì. Ok, bene, il mio compito è un po' illustrare rapidamente il percorso che ha portato alla creazione della nostra rete Azione Terre e il documento che abbiamo elaborato durante questo percorso. Ecco, se può andare ancora avanti. La terza slide. Ah, tutte le volte devo dare abilità modifiche, maledizione. Non va? Non va? Mi sa che devi dare ogni volta abilità modifica. Lo do, ma non succede nulla, mi pare. Perché non è condiviso. Però... Vogliamo provare a ricondividerlo? Sì, secondo me sì, Giorgio, perché va bene. Vedevamo la tua... Ok, allora, ricomincio, condivisione dello schermo. Dunque, aiutatemi però, perché su questo... condividi, dunque, non vedo dove devo prendere la cosa che devo condividere, semplicemente. Ecco, file. In basso, in basso, un pulsante verde con scritto condividi lo schermo. Certo, va bene. Poi? E a quel punto ti compare una serie di immagini, tra cui anche la tua presentazione, se ce l'hai aperta sullo schermo. La mia, scusa? Presentazione, no. Se ce l'hai sullo schermo, se ce l'hai aperta già sul tuo computer. Non ce l'ho aperta. Ecco, adesso hai condiviso, dovresti portare... No, ma non è la mia, non l'ho aperta. Hai condiviso una parte del tuo... No. Dovresti condividere tutto? Aspetta un attimo. Cioè devo andare a riprendere la mia... Sì, la tua la devi prendere. In questo momento... Esatto. Un attimo. Perfetto. Scusate, ci sono quasi... Va bene, va bene. Poi andrò molto rapido.
adesso ti vediamo. Si sta avviando. È arrivata? Sì. Ci siamo? Sì. Quindi posso procedere ora? Sì. Perfetto. Schermo intero. C'è già schermo intero. Vabbè, ma è contento di questo. Bene, quindi torniamo. Questo, ecco, Azione Terre è un'alleanza composta da 7 ONG di cooperazione internazionale che sono tutte presenti in Africa occidentale, molte, direi la maggioranza, da alcuni decenni, che hanno condiviso anche in passato diciamo momenti di coordinamento e azione in comune. Mi riferisco in particolare agli anni intorno al 2000-2010 di realizzazione del Fondo Italia SIDS di lotta contro la desertificazione. Però di questa alleanza, direi la novità importante, molto bella, fanno parte non solo le ONG di cooperazione, ma anche due reti della società civile attive in Europa e in Italia, che sono reti semirurali e Agroecology Europe. Poi dopo, magari nel merito, diciamo, di queste due reti vi parleranno Riccardo e Juan Pablo, i colleghi che seguiranno la mia presentazione. Allora, a me piace pensare ad Azione Terre come il frutto maturo, no? Di una gestazione che ha avuto tempi lunghi, perché così si conviene, no? Alle creature, alle cose che sono nate per durare. Ecco, questa è una rete, un'alleanza, preferiamo chiamarla, che è nata per durare e che ha l'ambizione di fare sistema e di agire come un soggetto collettivo di cooperazione in una delle aree più tormentate del mondo. Ed è nata dalla consapevolezza che in questo tempo, in questa parte del mondo, non è più permesso agire da soli, qualche volta a darsi le spalle mentre si lavora sugli stessi temi, facendo le stesse cose, a volte ripetendo anche gli stessi errori. Ecco, scusate. La rete si è formata nel processo di elaborazione dell'appello urgente Transizione agroecologica e cooperazione internazionale in Africa occidentale, appello per un'azione urgente. Ecco, questo è il documento che è stato elaborato in un periodo, come dicevo prima, lungo, che è stato di percorso e di condivisione, che è iniziato questo circa un anno e mezzo fa e che si è anche aperto a stimoli e contributi dall'esterno, in particolare da Roppa, ma anche da AICS da Roma. E mi piace ricordare Mauro Pedalino, che ci ha accompagnato con pazienza e attenzione, diciamo, in questo percorso in diversi momenti, ma anche le sedi di Dakar, AICS di Dakar e di Ouaga. Ecco, questo documento noi lo vogliamo considerare da un lato un punto di arrivo, perché è, diciamo, la elaborazione di una visione e di una linea di azione comune per tutti i soggetti della rete, dall'altra anche un punto di partenza, perché rappresenta la nascita di un nuovo soggetto collettivo che entra nel mondo della cooperazione internazionale a partire dall'Africa occidentale e che vuole mettersi in gioco sul terreno dell'iniziativa progettuale e politica. Passando al documento, che cos'è il documento? Ecco, il documento non pretende di essere esaustivo su temi così complessi, non ha le caratteristiche di un saggio scientifico, anche se dietro c'è un lavoro di ricerca serio e impegnativo. A noi piace fondare, diciamo, le nostre scelte anche su un lavoro di ricerca e di confronto con la ricerca, che poi si ritrova molto nella parte di bibliografia. Però fondamentalmente è un contributo per ripensare la cooperazione internazionale in una delle aree più critiche del pianeta, che mettiamo volentieri a disposizione di tutti e aperto al contributo di tutti a sua volta,
è un appello per un'azione urgente e coordinata, adeguata alla gravità e alla complessità della crisi in atto, ed è un invito a mobilitare le risorse di tutti, risposte che siano immediate ed efficaci, ma in una prospettiva sistemica e di lungo periodo. Ecco, quindi questo si deve cercare in qualche modo nel documento che è stato elaborato da Azione Terre nell'ambito di questo percorso. Il documento ha una struttura che qui vedete, articolata in quattro grandi capitoli. Il primo è lo scenario, descrizione, analisi dello scenario, direi, secondo le risposte dell'agroecologia. C'è un capitolo terzo, che è quello più corposo, dove invece si vengono identificati i temi strategici e le linee di azione che gli corrispondono ad ogni tema, che sono le proposte che poi, anche molto concrete, diciamo, che Azione Terre presenta come proprio contributo per una transizione agroecologica in Africa occidentale. Si chiude infine con un quarto capitolo, diciamo, sugli attori, sui programmi, gli strumenti finanziari disponibili, possibili per mettere in pratica e per sostenere la transizione agroecologica. Questo documento è stato tradotto in quattro lingue, in inglese, in francese, in portoghese, più italiano naturalmente, quindi quattro lingue con l'italiano, ed è disponibile. È importante la traduzione nelle lingue dei paesi dell'Africa occidentale, perché l'abbiamo cominciato già ora e lo metteremo a disposizione di tutti i nostri partner, di tutte le associazioni con cui e le istituzioni con cui lavoriamo. Ecco, di questo documento naturalmente, che è disponibile, e ognuno di voi a partire da oggi ne può fare richiesta, diciamo, ai vari membri e componenti di questa rete, noi ci limiteremo a illustrare alcuni passaggi fondamentali. Primo elemento, una valutazione dello scenario in cui ci troviamo ad operare, che è caratterizzato da una crisi di sistema, da un sistema complesso di fattori e situazioni di crisi interconnesse. In questo quadro voi trovate al primo livello le sfide globali. Ecco, in Africa occidentale si incrociano, forse come in poche parti del pianeta, le più gravi sfide globali, diciamo, che attraversano il nostro tempo, dai mutamenti climatici, la crescita demografica, gli squilibri socio-economici, la violazione dei diritti, che hanno una ricaduta, generano o aggravano situazioni di crisi, diciamo, che caratterizzano la regione: l'erosione delle risorse naturali, l'insicurezza alimentare, le limitate opportunità di lavoro e di reddito, gli alti livelli di povertà assoluta. E infine tutto questo ricade soprattutto sulla coesione sociale, sulla violenza, quindi si hanno aumento dei flussi migratori, allentamento della coesione sociale, crescita dei conflitti, della violenza, ingresso dei movimenti jihadisti armati. Ed è naturalmente un gioco di azioni e retrazioni, è un sistema complesso, e come tutti i sistemi complessi non può essere, diciamo, affrontato con azioni separate e con iniziative segnate molto da una politica di emergenza e assistenziale. Si devono mettere in moto politiche trasformative e sistemiche in grado di aggredire la complessità della crisi. Allora, un altro elemento che emerge, scusate, un altro elemento che emerge con chiarezza dalla crisi, dall'analisi dello scenario, è che in Africa occidentale la maggior parte delle persone vive ancora nelle zone rurali. Ecco, abbiamo addirittura dei picchi del 70% in Burkina Faso e dell'83% in Niger. Ecco, per tutte queste persone la terra è vita, è fonte di sicurezza e sovranità alimentare, lavoro, reddito, luogo di memoria, di relazioni, di radici. Ecco, quindi alla fine l'analisi di contesto che aggiunge questo dato importante e ci dice sostanzialmente che in un'area dove la maggior parte della popolazione vive in zone rurali,
il centro di questo approccio sistemico trasformativo deve essere rappresentato dal sistema terra. Sistema terra inteso come un continuum di suoli agricoli, pascoli, foreste e acque, e come un complesso di fattori demografici, sociali, economici e culturali. Quindi noi pensiamo che dalla terra intesa in questo modo come sistema si debba ripartire per una politica di cooperazione che cerchi una risposta integrata e trasformativa alla crisi della regione. Ecco, questo non per chiudersi in un'ottica ancora separata, ancora una volta separata, di sviluppo rurale, ma per promuovere economie integrate del cibo e della gestione delle risorse naturali che siano inclusive, sostenibili e resilienti e che siano anche in grado di far leva sul miglioramento e l'ottimizzazione delle relazioni e dei flussi che uniscono le aree urbane a quelle rurali. Avendo sempre presente che la terra è anche una risorsa sempre più scarsa. Per la combinazione di fattori ambientali e sociali che se non sono affrontati efficacemente possono trasformare i conflitti di oggi in scenari di violenza devastanti e irreversibili. Quindi la terra al centro, e l'approccio agroecologico, la transizione agroecologica, diventa in questo senso un elemento, una risposta non solo diciamo settoriale, ma che può contribuire ad affrontare in modo complessivo tutto il sistema di crisi che abbiamo delineato in precedenza. Dell'agroecologia ha parlato molto bene Paola, quindi io non starò a riprendere gli elementi diciamo che la caratterizzano. Dirò soltanto che nel nostro documento il nostro approccio agroecologico si declina poi in azioni integrate che dovrebbero essere in grado di ottimizzare le risorse locali e le risorse esterne e combinare il know-how tradizionale e la ricerca scientifica, che dovrebbero tenere insieme i temi dell'accesso equo alla terra e alle risorse ambientali con la loro gestione sostenibile. Sviluppare l'agrobiodiversità per la produzione di cibo e servizi ecosistemici e valorizzare il ruolo dei mercati territoriali, sia quelli rurali che spesso legano paesi diversi fra di loro, sia quelli urbani che agiscono da ponte di collegamento fra campagna e città, fra produttori e consumatori. Quindi pensiamo a un'agroecologia, pensiamo a un approccio il nostro che mette al centro con l'agroecologia l'agricoltura contadina. L'agricoltura contadina perché la stragrande maggioranza dei produttori sono contadini, sono imprese familiari e perché da lì arrivano anche le risposte più importanti in termini di produzione del cibo e di creazione di economie locali a livello rurale. Quindi l'agricoltura contadina al centro, ma alla testa le donne e i giovani. Ecco, noi pensiamo che di questo processo di transizione agroecologica sono le donne e i giovani che devono assumere la guida. In primo luogo le donne, il cui ruolo è centrale nella produzione del cibo e nella cura dell'ambiente, in tutte le economie rurali, ma non così nella partecipazione ai processi decisionali. E questo in un contesto in cui i loro diritti sono largamente disattesi e spesso violati. Ecco, non ci può essere per noi progetto di agroecologia che non si occupi di questo come un tema chiave. E quindi ecco che la nostra prima linea di azione nel capitolo donne, che prima abbiamo visto nell'indice rapidamente, recita in questo modo: promozione di soggetti donna collettivi e spazi pubblici delle donne, capaci sia di portare nuove visioni e pratiche agroecologiche, sia di mantenere alta l'attenzione sulla questione dei diritti delle donne. Quindi le donne alla testa e con le donne i giovani. Cioè, stiamo parlando di paesi dove la maggioranza della popolazione, la maggioranza assoluta ormai è sotto 18 anni. Quindi il ruolo dei giovani è fondamentale in un contesto in cui non trovano facilmente occupazione, lavoro decente, eccetera, eccetera. Quindi i giovani
per noi i giovani, in quanto rappresentano, diciamo, il futuro e una porzione maggioritaria della popolazione globale, a loro devono essere offerte le condizioni per restare con occupazioni dignitose legate non solo alla produzione, ma anche attraverso la creazione di servizi innovativi, che è una delle altre linee di azione che noi proponiamo, la creazione di servizi innovativi per l'agroecologia, che siano di supporto alle imprese contadine, per l'informazione, il credito, l'assicurazione, la meccanizzazione e la trasformazione dei prodotti. Alla base di tutto questo, fondamentale, tanto per le donne come per i giovani, è il riconoscimento dell'accesso e del diritto alla terra, che è la condizione di base per contare di più e progettare il futuro. Ecco, tutti questi elementi entrano in un approccio integrato agroecologico. Non soltanto la produzione, non soltanto la commercializzazione, ecco, ma tutti gli elementi che abbiamo messo in luce. Ecco, mi avvio a chiudere. Se mi riesce a trovare la cosa giusta, no, ho fatto un po' di confusione. Come mai ho perso? Bene. C'era una bella slide finale che non riesco più a recuperare. E rapidamente, la conclusione è semplice. Ecco, questo è un processo di trasformazione che riteniamo debba essere avviato senza perdere tempo, su cui siamo già impegnati e su cui chiamiamo il sistema Italia, a partire dall'AICS, ma non soltanto l'AICS, e nell'ambito delle politiche e dei programmi europei. Questo è un po' anche il senso di questa giornata. Grazie. Bene, grazie Giorgio. Se togli la condivisione dello schermo. Bravo. E intanto che facciamo il passaggio, dando la parola a Juan Pablo Sciuriano, volevo chiedere, o comunque se via chat i relatori istituzionali, il direttore Marrapodi, Maestri Pieri, la dottoressa Baldino, il dottor Martinelli, se su chat ci possono scrivere che disponibilità di orario che hanno, nel senso che ovviamente abbiamo un po' di ritardo e vorremmo sapere se possiamo sforare rispetto all'una, andando avanti fino all'una e un quarto, 1:20, o se hanno necessità di lasciare questo seminario all'una, di potercelo indicare nella chat. E intanto passo la parola a Juan Pablo Sciuriano di Agroecology Europe, sempre che... Sì, ci sono. Ecco. Mi aiutate un attimo a togliere questa cosa. Questo... Sì, sempre il tasto di prima, Giorgio, in basso, dove prima ci avevi condividere lo schermo, adesso trovi interrompi condividere. Interrompi, sì. Non lo trovo più. È la barra rossa. Comunque se Juan Pablo condivide il suo... Provo a condividere. Automaticamente esce fuori Giorgio. Ok, sì, infatti sì. Penso che... Ecco. Ci siamo. Sì, ti vediamo. Bene. Okay. Ci siamo? Io... Perfetto. Benissimo. Vedete la presentazione, siamo a posto. Io mi chiamo Juan Pablo Sciuriano, sono dentro il Consiglio di Agroecology Europe, che è un'associazione senza scopo di lucro, creata nel 2016 con base a Bruxelles e conformata da circa 250 membri in 15 paesi europei, aperta a tutti gli individui, gruppi, istituzioni interessati a promuovere l'agroecologia e mira così a definire la sua agenda, per cui ci sono... università, gruppi di produttori, associazioni, ONG, centri di ricerca, viene conformata dai vari attori che conformano il mondo olistico dell'agroecologia. E si propone di analizzare, progettare, sviluppare e promuovere la transizione verso sistemi di agroecologia, alimentazione, basati sull'ecologia.
intende promuovere l'interazione principalmente tra gli attori della scienza, la pratica e dei movimenti sociali. Questi sono i tre pilastri fondamentali che abbiamo sentito nel trascorso della mattinata dell'agroecologia, e facilitando così la condivisione, la conoscenza e l'azione. Partecipa Agroecology Europe dentro la coalizione proprio per collegare e condividere questa intenzione pratica da diversi attori europei con quelle italiane verso l'Africa occidentale, no? Con la condivisione e la co-costruzione col continente africano. Ecco, adesso non riesco. Ecco, queste sono alcune delle iniziative dentro dell'organizzazione. C'è una parte molto attiva e molto rilevante dei giovani che stanno portando avanti diverse attività. Una di queste è una mappatura in Europa dai diverse realtà di ogni singolo paese. Abbiamo dei progetti supportati dall'Unione Europea che collegano sempre queste tre dimensioni. Un punto principale sulla ricerca e sulle politiche comuni dell'Unione Europea. Parlando dell'Unione Europea, è importante fare un riferimento nel marzo del 2020 la Commissione Europea e il SEAE hanno presentato la comunicazione congiunta verso una strategia globale con l'Africa, che propone di collaborare su cinque principali tendenze globali. Queste sono un partenariato per la transizione verde e l'accesso all'energia, che adesso vedremo nel dettaglio, un partenariato per la trasformazione digitale, un partenariato per la crescita e l'occupazione sostenibile, un partenariato per la pace, la sicurezza e la governance, e un partenariato per la migrazione e la mobilità. Come abbiamo visto nella cooperazione europea e italiana, questi cinque elementi sono stati trattati e sono un punto che viene elaborato in diversi modi dentro l'appello, perché sono elementi, la migrazione, la mobilità, lo sviluppo agricolo, sono completamente collegati tra di loro, ma farò un accenno sul primo punto che riguarda il partenariato e la transizione verde. E questo testuale: l'Unione Europea e l'Africa devono unire gli sforzi per raggiungere l'obiettivo di sviluppo sostenibile della fame zero e affrontare le sfide della nutrizione e della sicurezza alimentare, promuovendo sistemi agroalimentari sicuri e sostenibili. Un partenariato sull'agricoltura sosterrebbe lo sviluppo di pratiche agricole rispettose dell'ambiente, promuoverebbe la produzione locale e integrerebbe le preoccupazioni relative alla biodiversità. Tutti elementi che abbiamo visto e che l'agroecologia indirizza in un modo principale e fondamentale. Allo stesso tempo, la produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti agricoli fornisce la maggior parte dell'occupazione e del reddito diretti in Africa, in particolare nelle aree rurali. A questo punto voglio fare un riferimento ed entrare su un argomento che è stato accennato sia da Paola che da Giorgia e da Giorgio, che riguarda quello che sono i mercati territoriali. A livello regionale, in Africa occidentale, circa il 50% del bilancio familiare è destinato al cibo. Le importazioni rappresentano il 20% dell'offerta alimentare. Tuttavia, oltre il 43% della popolazione della regione è al di sotto della soglia di povertà, con una quota elevata del budget alimentare. Il loro potere di approvvigionamento rimane basso. Questo spesso li costringe a acquistare il cibo più economico e di bassa qualità, come abbiamo visto in parte nella presentazione di Paola. Quali sono le opzioni che ha l'agroecologia? Che punta l'agroecologia su questo? Chiaramente sulla creazione di reddito, ma la creazione di reddito attraverso i prodotti sani, i prodotti dell'agricoltura familiare e dell'agricoltura senza prodotti con residui chimici, di biodiversità. Vedremo la parte dei sementi, la biodiversità che riguarda tutto quello che è il paniere che possono avere i produttori, non limitando i panieri ai prodotti molti in parte di importazione oppure della concentrazione di monocultivi che arrivano a sfamare, come si diceva, a un quinto del costo che hanno
i cibi salutistici, che conformano una dieta salutistica. L'agroecologia lavora su diversi fronti in questo senso. I mercati territoriali, come detto, sono legati ai sistemi alimentari locali, nazionali e regionali, coinvolgono donne e giovani, consentono l'accesso ad un cibo fresco e poco trasformato per i consumatori, assicurano che il lavoro e il valore aggiunto resti nelle mani di chi produce e degli altri attori dell'economia rurale, lasciando loro un certo grado di autonomia e consentendo in questo modo di ridurre la vulnerabilità e la volatilità dei mercati internazionali. In Africa, come anche in tanti paesi europei, l'Italia ha un'esperienza grande con i mercati settimanali. In Africa seguono principalmente quattro schemi, quelli giornalieri ogni 2-4 giorni e settimanali. Tutti i mercati dei paesi sahariani a più forte influenza islamica hanno una periodicità settimanale conforme al calendario islamico. Una delle più grandi tipologie di mercati è quello di Diabè nel sud del Senegal, che riunisce commercianti e consumatori provenienti dall'intero paese, dalla Guinea, Guinea-Bissau, Mauritania e Mali. Altri elementi che conforma le pratiche dell'agroecologia sono le comunità sostegno dell'agricoltura, che sono partenariati diretti basati sulle relazioni tra più persone e sono uno o più produttori agricoli che condividono i rischi, le responsabilità e i benefici dell'agricoltura, sottoscrivendo un accordo vinculante a lungo termine. Il 18 di febbraio 2005 a Ouagadougou, Burkina Faso, in occasione dell'incontro tra ONG e attori locali impegnati nell'agricoltura, è nata la rete di produttori e consumatori dell'Africa occidentale. Ora molte sono state le iniziative volte a promuovere la nascita e lo sviluppo del CSA in Africa occidentale. I paesi più attivi sono il Togo, la Burkina Faso, Mali, Ghana, Costa d'Avorio, Senegal e Benin. Un altro elemento fondamentale punta sulla scalabilità dell'agroecologia sui sistemi partecipativi di garanzia. Definiti da IFOAM, sono i sistemi di garanzia della qualità che operano a livello locale, certificano i prodotti basandosi sulla partecipazione attiva degli stakeholder e si costruiscono a partire dalla fiducia delle reti sociali e dello scambio di conoscenze. Questo si traduce in una istanza multiattoriale che riunisce tutti i soggetti del sistema agroalimentare locale in un processo decisionale trasparente, strutturato e consente da un lato accrescere il livello di fiducia, dall'altro consentire ai produttori e all'associazione dei produttori di creare nuove collaborazioni. È importante sottolineare che i sistemi partecipativi di garanzie, come si è anche accennato prima, possono lavorare sia sul mercato locale sia a livello delle istituzioni pubbliche. Vediamo casi, il caso principale più conosciuto è quello del Brasile, dove i PGS hanno formato parte della legislazione nazionale che ha formato parte dei programmi pubblici di finanziamento per le scuole, per i servizi pubblici, dove il provvigionamento dei prodotti alimentari veniva direttamente supportato e valorizzato attraverso i sistemi di garanzia partecipativa. Nel frattempo formano parte anche dei possibili meccanismi di esportazione che possono avere i piccoli iniziative di agricoltura familiare collegate a cooperative e in diretto dialogo con quello che sono un po' i cugini dell'agroecologia, che potrebbe essere a livello di certificazione dell'agricoltura biologica e pure il commercio equo, che sono due dei meccanismi che conformano principalmente i meccanismi di commercio estero, dove l'agroecologia ha un ruolo fondamentale. Ecco, penso che col tempo che abbiamo sia tutto. Vi ringrazio e passo la parola. Grazie Juan Pablo. Grazie sia per alcune informazioni interessanti che ci hai dato di contenuto, sia perché sei stato perfettamente nei tempi che ci siamo dati intanto per consentire a tutti i relatori, in particolare i relatori istituzionali, di avere la possibilità di rispondere e di dare quelli che sono i loro orientamenti rispetto all'agroecologia. E quindi passo subito la parola a Riccardo Bocci. Riccardo? Eccomi, ci sono, mi sentite? Sì. Perfetto, sto andando in condivisione schermo, vedete?
Sì. Sì, perfetto, grazie. Allora, buongiorno a tutti, vi ringrazio per l'invito e per averci invitato a esserci qui, a essere qui con voi oggi. Io sono il direttore tecnico di Rete Semirurali e vi parlerò oggi dell'asse strategico che abbiamo elaborato insieme alle altre organizzazioni sul tema delle sementi. Allora, innanzitutto vi dico una breve parola su cosa siamo, perché non siamo un ONG, come la maggior parte degli attori oggi presenti. Noi siamo un'organizzazione italiana, è una rete, quindi siamo un'organizzazione di altre organizzazioni che oggi raggruppa 34 associazioni in Italia del no profit, ma anche due o tre realtà profit. Abbiamo uno staff composto da circa 9 persone che lavorano full time e 11 part time, e poi abbiamo relazioni con gran parte del mondo istituzionale italiano ed europeo sul tema delle sementi e dell'agrobiodiversità. Se poi volete avere più informazioni in merito al lavoro che facciamo, potete scrivermi o andare a vedere sul nostro sito. Allora, volevo, prima di entrare dentro al tema delle sementi, che sono un punto essenziale rispetto alla partita agroecologia, affrontare un po' quello che è successo in questi anni, per capire dove le politiche di sviluppo hanno sbagliato rispetto ai sistemi sementieri. Allora, banalmente, il modello che abbiamo applicato, e quando parlo abbiamo, parlo di agenzie di cooperazione, progetti di cooperazione, la stessa FAO, quindi il mondo occidentale che andava a costruire le politiche sementiere, fino ad oggi ha seguito sostanzialmente quello che aveva scritto Douglas nel lontano 1980 in un suo manuale, che parlava di come costruire politiche sementiere di successo nei paesi. Ovviamente questo approccio è stato seguito sia nei paesi in via di sviluppo, ma anche nel passato nei paesi sviluppati. E la sua idea era quella di un sistema lineare di sviluppo dai meno sviluppati ai più sviluppati, in cui quelli meno sviluppati, possiamo immaginare alcuni dei paesi citati oggi da quelli che mi hanno preceduto, quindi paesi in cui il sistema sementiero è ancora realizzato al 90% dagli agricoltori, autoproduzione del seme, assenza di un settore privato forte, assenza di politiche pubbliche e di università pubbliche che fanno un miglioramento genetico. Ecco, tutti questi sistemi sementieri definiti poco sviluppati andavano portati al livello dei sistemi sviluppati, che ovviamente eravamo noi. E i sistemi sviluppati erano sistemi in cui gli agricoltori diventavano clienti del seme prodotto dalle ditte sementiere, con le politiche pubbliche che dovevano semplicemente gestire questo sistema di mercato per garantirne la qualità. Ecco, questo modello ha comportato la teorizzazione della distruzione di quelli che noi oggi definiamo sistemi sementieri informali, che vedete qui in arancione, cioè i sistemi in cui gli agricoltori hanno un ruolo nella produzione, nella ricerca, nella distribuzione del seme, per favorire invece i sistemi formali, quelli che sono qui in rosso, che vanno ovviamente in un sistema assolutamente lineare dalla ricerca alla moltiplicazione del seme, alla commercializzazione del seme, con l'agricoltore in fondo a questa linea come cliente e utente finale del prodotto. Allora, abbiamo visto in questi anni che questi modelli, oltre a non funzionare da un punto di vista agronomico e anche da un punto di vista pratico, perché sono rimasti in piedi in tanti sistemi agricoli e anche in Europa, hanno avuto un effetto collaterale molto forte, che è stato denunciato da questo ricercatore che si chiama Paul Gapps già 15 anni fa, con il termine il paradosso del miglioramento genetico. Cioè, Paul Gapps cosa ci diceva 15 anni fa? Che questo modello di agricoltura e di miglioramento genetico che produce uniformità agricola sta minando le basi su cui invece si basa, perché per fare miglioramento genetico noi abbiamo bisogno di diversità. Ecco, un modello agricolo che invece si basa solo sull'uniformità nel lungo periodo riduce le risorse genetiche che ci saranno necessarie. Quindi questa idea di diversificare i sistemi agricoli ha una base non solamente agricola, sociale, ma anche una base scientifica per continuare ad avere diversità che nel futuro potrà essere utilizzata per produrre nuove varietà. La FAO su questo ci mette in guardia nel suo ultimo report di un paio di anni fa, ci racconta come questi sistemi agricoli che non solo conservano ma creano diversità nel tempo stanno scomparendo per lasciare spazio alle monoculture. Questo è un problema non solo ambientale, ma leggendo quello che ci raccontava prima Paul Gapps, è anche un problema scientifico, perché non avremo diversità in futuro da andare a cercare nei campi di quei piccoli agricoltori come abbiamo fatto fino ad oggi, in cui questa diversità si evolve insieme a piante
infestanti, malattie, insetti, e nel tempo produce quella resistenza che poi è utile anche all'agricoltura commerciale. Ecco, questo modello sta scomparendo. L'altra cosa di cui ci siamo resi conti è che l'approccio che avevamo con queste politiche pubbliche sulle sementi, che un sistema funziona per tutti, cioè one size fits all, non è più realistico, non funziona più. E questo sistema che avevamo costruito, che metteva insieme la certificazione, l'iscrizione varietale, ma anche i diritti di proprietà intellettuali, tutti che puntavano su tre parole chiave che erano distinzione, uniformità e stabilità, non è più l'unica scelta che abbiamo davanti quando facciamo delle politiche pubbliche sulle sementi. Dobbiamo quindi arrivare a concepire quest'idea di costruire dei nuovi sistemi sementieri, e qui vi faccio vedere un grafico, che è quello su cui noi lavoriamo, per concettualizzare e raccontare come funzionano i sistemi sementieri. Ora, in questo grafico noi abbiamo messo normalmente gli attori che lavorano nei sistemi sementieri. La parte alla mia sinistra del grafico, dove abbiamo i diversity farmers, sarebbero quelli che vengono normalmente definiti i sistemi sementieri informali, dove abbiamo appunto gli agricoltori che nel loro network riusano, riproducono il seme, ma fanno anche ricerca, possono fare ricerca, come qui vedete, con il mondo della ricerca pubblica, e ci sono questi nuovi attori che abbiamo mappato in questo disegno, perché sono sempre più importanti in questo gioco sulle sementi, che sono le case delle sementi, le community seed banks. Sulla destra invece vedete il classico sistema sementiero formale, che è quello che fino ad oggi abbiamo promosso. Allora, cos'è importante vedere? Che le politiche pubbliche, in questo caso per esempio su ABS, quindi Access e Benefit Sharing, possono avere un impatto su come questo sistema sementiero diversificato è realmente diversificato, ma anche i diritti di proprietà intellettuale possono più o meno favorire alcune di queste pratiche del sistema sementiero. Ovviamente tutte le leggi che regolamentano silose, quindi la commercializzazione del seme, hanno un impatto incredibile su quanto il sistema sementiero poi alla fine è realmente diversificato. E per ultimo le politiche pubbliche, che possono avere un impatto su, per esempio, tutta la parte di ricerca e il miglioramento genetico partecipativo, che venga o meno ammesso o favorito all'interno del proprio paese. Quindi la diversificazione di questi sistemi sementieri è sotto l'impatto di tutta una serie di politiche che dovrebbero essere tra loro coordinate. Qui vi faccio vedere un paio di documenti che abbiamo elaborato 3-4 anni fa in un progetto europeo, per raccontare come queste community seed banks, che abbiamo, come dire, importato dai paesi del sud del mondo, che ben prima di noi hanno cominciato a farne uso in Africa, in Asia e in Latino America, adesso cominciano a essere diffuse anche in Europa, con un loro ruolo importante di raccordo tra il mondo pubblico delle case, delle gene bank, e il mondo degli agricoltori. Allora, in conclusione, quello che è importante capire nel approcciarsi alla cooperazione, allo sviluppo e alle politiche, è che dobbiamo mettere in piedi un nuovo approccio in cui consideriamo all'interno di questi sistemi sementieri non semplicemente la commercializzazione del seme, ma andiamo a indagare, studiare e favorire tutte le pratiche che riguardano lo scambio di questo seme all'interno dei vari contesti locali, e ci occupiamo della sua coltivazione, ma anche di tutte le pratiche di ricerca che io qui definisco un farm, che gli agricoltori possono fare o da soli o all'interno di reti collettive e in collaborazione con la ricerca pubblica. Tutto questo prende il nome di uso sostenibile delle risorse genetiche. Allora, alla fine i nuovi sistemi sementieri devono essere dei sistemi sementieri che siano decentralizzati, e quindi in cui il seme viene prodotto e la ricerca viene prodotta nei contesti in cui poi questo seme viene utilizzato, e questo è particolarmente importante nel mondo dell'agricoltura biologica e dell'agroecologia. 2, farmer oriented, quindi con un ruolo importante degli attori sociali nella produzione sementiera e nella ricerca. E quindi che questo nuovo ruolo venga coniugato all'interno di politiche sull'innovazione partecipative e decentralizzate. Tutto questo ha già una sua collocazione internazionale, cioè non sto parlando di fantasia, ma sto parlando di pratiche che vengono già promosse dal Trattato Internazionale sulle Risorse Fitogenetiche della FAO, sotto il nome di uso sostenibile. Questo uso sostenibile lo trovate raccontato all'interno dell'articolo 6, che è uno degli articoli obbligatori che tutte le parti contraenti del trattato dovrebbero mettere in pratica, dove appunto si parla di cambiare le politiche agricole, diversificare i sistemi agricoli, permettere agli agricoltori di utilizzare le proprie varietà,
sviluppare progetti di miglioramento genetico con la partecipazione degli agricoltori, utilizzare varietà localmente adattate e ovviamente l'ultimo punto che vedete qui è cambiare e modificare le politiche di innovazione varietale, ma anche tutte le politiche sulla regolamentazione della commercializzazione delle varietà e la proprietà intellettuale. Ecco, tutto questo è già definito dall'articolo 6 del Trattato FAO e dovrebbe essere messo in pratica dalle parti contraenti. Chiudo con una nota rispetto al fatto che l'Italia nel tempo ha molto puntato sul Trattato FAO, è uno dei principali contributori. Qui ho cercato di mettere un po' di numeri andandoli a ricavare dai siti internet di quanto l'Italia stia contribuendo al trattato, ma soprattutto considerate l'ultima riga in fondo quando si parla del fondo sul benefit sharing, che è un fondo che il trattato gestisce a livello internazionale per promuovere progetti realizzati nei paesi in via di sviluppo sul tema dell'agrobiodiversità. L'Italia è il primo contributore a questo fondo e attualmente questo fondo finanzia case delle sementi in vari paesi del sud. Quindi noi abbiamo già un ruolo molto importante da un punto di vista politico in questo campo. Chiudo con alcune indicazioni che vengono dall'esperienza che abbiamo, che ovviamente non è come la vostra un'esperienza legata al mondo della cooperazione, ma un'esperienza molto dal mondo italiano ed europeo. Quali sono le lezioni che abbiamo appreso? Appunto, uscire da quest'idea che la commercializzazione del seme nelle politiche sementiere sia l'unica possibilità con cui far circolare il seme. Realizzare che è importante nei nostri processi mettere in piedi dei sistemi innovativi, multiattoriali, partecipativi e decentralizzati, che per far questo gli attori devono avere tra di loro una visione comune, condivisa, che per favorire questi processi innovativi è essenziale avere quello che noi chiamiamo un quadro legale, legislativo e politico pluralistico, che ammetta quindi dei sistemi sementieri informali, al di là di quelli formali promossi fino ad oggi. E poi l'altra cosa di cui ci rendiamo conto è che c'è bisogno di un nuovo professionalismo, cioè le figure che vengono formate dal nostro mondo accademico, io sono un agronomo, quindi mi riferisco in modo particolare ai ragazzi che escono dalle facoltà di agraria, non sono adatti per lavorare in questi nuovi contesti multiattoriali, gli mancano spesso le competenze, anche se hanno la voglia, e quindi è necessario cominciare a formare nuove figure professionali che abbiano questa capacità di parlare lingue diverse. Se queste sono le lezioni che noi abbiamo appreso rispetto al tema sementi e la loro importanza, abbiamo anche delle debolezze che ovviamente sono evidenti. La prima è che spesso questi attori che si devono mettere insieme hanno linguaggi diversi, valori e visioni molto diversi che non è facile mettere a confronto, che questi processi sociali di cui parliamo sono molto fragili e richiedono molto tempo per essere portati a compimento, che l'innovazione è ancora considerata dalla maggior parte delle politiche pubbliche solo da un punto di vista tecnologico. Spesso quando noi ci troviamo a parlare di innovazione rispetto all'Unione Europea, quello che vediamo come risposta sono i droni. I droni diventano l'esempio di innovazione da mettere in campo, dimenticandosi che esiste anche un'innovazione sociale che può avere un ruolo altrettanto importante. Quindi spesso nelle dinamiche nord-sud siamo ancora dentro una narrativa che parla di trasferimento di tecnologia piuttosto che di tecnologie appropriate. E poi l'ultimo punto, che è nel caso in cui, che è il punto in cui siamo adesso in Europa, con il miglioramento genetico per l'agricoltura biologica, andiamo a produrre delle varietà che sono open source, non protette da proprietà intellettuale, come facciamo a finanziare questi sistemi di miglioramento genetico e dargli sostenibilità? Quindi vi ringrazio per avermi ascoltato e vi lascio con una frase che ho estrapolato da un report della FAO di circa 12-13 anni fa, in cui appunto, dopo aver per anni supportato le politiche basandosi su quel libro di Douglas di cui vi parlavo all'inizio, anche la FAO riconosce che è impossibile rimpiazzare completamente i sistemi sementieri degli agricoltori e che sarebbe anche ingiusto farlo, perché questi sistemi sono non solamente importanti per la sicurezza alimentare, ma sono importantissimi per la diversità, per il fatto che continuano a creare diversità nel tempo e quindi fanno evolvere le risorse genetiche che ci saranno utili domani e che oggi ancora non conosciamo. Vi ringrazio e resto a disposizione per domande se ne avete. Nella mia presentazione ho indicato un po' di bibliografia se poi qualcuno volesse approfondire. Grazie. Bene. Grazie tantissimo Riccardo, molto interessante anche il tuo intervento. L'ultimo
L'ultimo accenno sulla questione di carattere finanziario dà naturalmente la palla a Italo Rizzi, che svilupperà l'argomento finanza per l'agroecologia, grazie a un'analisi fatta insieme a Sizze. Abbiamo recuperato un pochettino di tempo, quindi dovremmo starci comunque entro l'una e un quarto, una e mezza massimo. Chiedo naturalmente a Italo, come i relatori precedenti, di stare dentro i 10 minuti. E prego, Italo, a te. Grazie. Dovreste poter già vedere la presentazione. Allora, io mi chiamo Italo Rizzi, sono il direttore dei programmi di LVA e il lavoro che presento è stato sviluppato dall'Università di Coventry con CIDS, che è una famiglia internazionale principalmente europea di organizzazioni cattoliche di giustizia sociale. È impegnata nella promozione dell'agroecologia da diversi anni. È uscita una pubblicazione nel 2018, lo stesso anno in cui è uscita anche quella della FAO sui principi dell'agroecologia, e poi sono stati condotti vari momenti di riflessione e di advocacy. Foxiv è membro fondatore di CIZE, che rappresento nel tavolo dell'agroecologia. Il lavoro che presento è appunto quello sulla finanza per l'agroecologia, che poi ha un ulteriore documento di condivisione che va ulteriormente nel dettaglio in questa analisi e ovviamente si basa su tutto, diciamo, sullo sforzo internazionale in ambito UN, UE, che è stato descritto nelle presentazioni precedenti. Il lavoro che presento serve appunto a misurare le risorse destinate all'agroecologia e vorrei cominciare così un po' a secco dicendo che le risorse destinate purtroppo ad oggi sono comunque di un livello molto basso, perché vanno dall'1 al 16% in funzione dei paesi da cui provengono le risorse, ad eccezione della Svizzera che è al 50%. Documento in qualche modo e evidenziazione delle risorse che ha creato un certo imbarazzo nelle cancellerie. Evidentemente le distanze tra le dichiarazioni di impegno e la destinazione delle risorse esiste, però sta a noi adesso anche spiegare come è stata prodotta questa analisi, che è anche occasione per dare un quadro strutturato del continuum dei 5 livelli di Gleasman dell'Università della California nel passaggio dall'agricoltura industriale all'agroecologia trasformativa. Ecco, voi vedete che i livelli 1 e 2 al basso a questa scala sono livelli incrementali, l'intensificazione sostenibile che efficienta l'impiego di input e l'agricoltura biologico producono dei miglioramenti tecnici ambientali, ma non scalfiscono necessariamente le strutture di ineguaglianza dei sistemi alimentari e non operano in una logica sistemica e trasformativa. Mentre dal livello 3 è in atto un processo trasformativo dove si ridisegnano gli agroecosistemi, si dà importanza alla biodiversità e all'approccio territoriale, al diritto alla terra, all'acqua e ai semi, e si passa da una sostenibilità su una scala aziendale ad una, diciamo, territoriale. E poi nei livelli 4 e 5, che il focus è sui sistemi alimentari che implicano una più diretta connessione tra i produttori e i consumatori, su filiere e reti più corte, quindi le CSA che sono state prima menzionate, diciamo l'agricoltura civica, come si potrebbe anche dire in italiano, e promuovono anche la costruzione di sistemi alimentari globali basata sui principi di equità, di partecipazione, di democrazia e di giustizia, che ristorano e proteggono i sistemi vitali del pianeta, riconoscono i limiti della crescita e contribuiscono a mitigare diciamo, ai processi di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico. Se poi andiamo a vedere, diciamo così, più in dettaglio
la metodologia e l'analisi dei flussi di dati che è alla base di questo lavoro, ovvero per la classificazione dei progetti. C'è stato un lavoro di costruzione della base dati che, per esempio, per quello che riguarda i fondi dell'Unione Europea a FAO, IFA e WFP, il cosiddetto polo romano delle Nazioni Unite, sui finanziamenti dal 2016 al 2018 parte eliminando ovviamente i progetti di risposta all'emergenza e categorizza i restanti 139 progetti per 343 milioni di dollari in base al dialogo con il donatore e poi di ricerca secondaria. Il risultato è che il flusso finanziario dall'UE alla FAO, IFA e WFP su questi progetti impiega sul livello 1 il 79,8% delle risorse, il 2,7% sul secondo livello e il resto a progetti da un potenziale incerto nel supporto all'agricoltura. Il Green Climate Fund per i progetti agricoli, che è diciamo il fondo istituito nell'ambito della Convenzione Quadro sul cambiamento climatico per diciamo, il contrasto e l'adattamento al cambiamento climatico, la Sol Italia ha erogato i primi 150 milioni di euro a questo fondo, ha un bilancio più positivo sicuramente, ma ancora il 79,3% delle risorse, oltre 1 miliardo e 200 milioni, vanno a progetti a livello 1, e quindi insomma comunque anche se più avanzato rispetto alle risorse UE, agli organismi UN, comunque diciamo questi sono i numeri, c'è poco da dire. Dopodiché, a fianco all'analisi quantitativa, CITS è stata impegnata anche in un'analisi qualitativa, multiattore, con le istituzioni governative, i donatori istituzionali, le fondazioni, altre organizzazioni della società civile, che evidenzia i limiti del focus prevalente sui primi livelli della transizione agroecologica. Quelli che praticamente mancano della dimensione politica e quindi rischiano di proporre più che una trasformazione, un aggiustamento in una logica strumentale che non muta le dinamiche di ineguaglianza. Mentre l'azione politica apre spazi all'agroecologia che comprendono e allo stesso tempo superano la fondamentale dimensione tecnica per dare supporto a una trasformazione sistemica che collega il lavoro sul campo e l'advocacy sui sistemi alimentari perché, come ha detto un partecipante a questo lavoro, l'agroecologia deve dare valore e rinforzare gli sforzi locali per la giustizia. Quindi per farlo c'è ancora molto da fare e dobbiamo lavorare insieme e anche visti i tempi, portandomi alle conclusioni, occorre farlo con dotazioni di risorse più calibrate, sì, ma anche cambiandone i meccanismi di governance per superare i limiti della risposta alla crisi, combinandola con un'azione trasformativa, con dei processi collaborativi, di accountability verso l'alto e il basso, di dialogo multiattore che combinano l'azione pratica e la dimensione politica. E ultimo, volendo sottolineare solo tre elementi emersi dalla ricerca qualitativa multiattore, vi è la necessità di flessibilità nel finanziamento all'agroecologia, di supportare più programmi che singoli progetti e con un orizzonte temporale più lungo. Inoltre, gli attori istituzionali giocano un ruolo centrale nei processi trasformativi sostenibili dei sistemi alimentari, quindi l'agroecologia come game changer, e quindi possiamo e dobbiamo immaginare nuove configurazioni nei partenariati. E infine il finanziamento dell'agroecologia deve prevedere un monitoraggio multidimensionale con metodologie partecipative di monitoraggio e valutazione sia dei processi che dei cambiamenti. E con questo credo di essere stato nei tempi. Vi ringrazio. Grazie Italo. Molto interessante l'analisi di questi flussi finanziati, no? Molto, molto interessante anche tutto l'aspetto di governance che tu sottolineavi. Io direi che purtroppo, essendo partiti in ritardo con tutti i problemi che abbiamo avuto nella gestione delle piattaforme, la sessione su domande e risposte mi sento di dire che purtroppo deve saltare.
però tra gli appartenenti alla rete Azione Terre già ieri sera si diceva che nel caso ci fosse stato qualche problema si era naturalmente aperti a uno scambio. Quindi quello che vi chiederei è se avete delle domande anche abbastanza articolate e specifiche, di inviare queste domande nelle email che avete ricevuto di invito a questo seminario, e come organismi della rete Azione Terre c'è tutta quanta la volontà e l'impegno a poter rispondere alle vostre domande, e quindi mantenere alto il livello del dialogo tra le diverse organizzazioni della società civile. Direi passiamo alla terza e ultima parte di questo nostro incontro, che è la parte di confronto con i diversi rappresentanti istituzionali, e abbiamo chiesto a Giovanni di Mani Tese di introdurre questa sessione con una sintesi dei principali messaggi che vengono dall'appello dell'Azione Terre e sulla base delle analisi che sono state presentate dai relatori precedenti. Grazie Giovanni, a te la parola. Grazie Andrea, buongiorno a tutte e a tutti, e grazie ai partecipanti e in particolare ai rappresentanti delle istituzioni italiane che dopo di me prenderanno la parola. E questa breve presentazione vuole provare un po' a riassumere gli elementi che sono emersi nel corso della giornata, della mattinata, che è stata poi sicuramente ricca di moltissimi spunti, e per provare poi a andare anche sul concreto di alcune possibili piste di lavoro future. Allora, il paper, il documento che noi abbiamo presentato e che Giorgio ci ha illustrato, adesso vediamo se riesco a far andare avanti questo coso qui. Peccato che non vedete. E innanzitutto un appello urgente, quindi l'elemento che vogliamo sottolineare appunto è l'urgenza. Le crisi in atto, in particolare nell'Africa occidentale, più in generale in Sahel in particolare, sono gravi, richiedono risposte immediate. E noi riteniamo che proponiamo la transizione agroecologica che come risposta, che è una risposta che ormai da anni i nostri partner africani ci propongono, ci ripetono come strada maestra per cercare di risolvere molti dei problemi che appunto affliggono questa parte dell'Africa. È anche una proposta sistemica, è stato detto diverse volte in questa mattinata, nel senso che non riguarda solo attività, progetti, programmi nell'ambito dell'agricoltura, dello sviluppo rurale, anche se ovviamente dal nostro punto di vista è fondamentale che venga considerata la transizione agroecologica, l'agroecologia nelle strategie di sicurezza alimentare e agricoltura, e quindi da questo punto di vista come rete invitiamo la DGCS, l'ICS nella riflessione che è in corso sulla nuova programmazione triennale e anche la preparazione di nuove linee guida su questi ambiti, appunto sicurezza alimentare e agricoltura, di tenerne ovviamente in considerazione. Noi siamo assolutamente disponibili ad un confronto e ad un lavoro comune su questo. Però è comunque per noi fondamentalmente una strategia per la cooperazione e lo sviluppo, non per un singolo settore. E a nostro avviso, ad avviso un po' di coloro che su questo lavorano, ripercorre tutte e cinque le aree di riferimento dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, le famose 5P, persone, pianeta, prosperità, pace e partnership. E a partire da questo documento, diciamo che in questo momento riteniamo che ci sia un clima, anche per il doppio significato che ha la parola clima, un gioco di parole, se mi permettete, favorevole in Italia e in Europa per mettere l'agroecologia al centro dei programmi di cooperazione allo sviluppo. E valutiamo positivamente, è importante, che
che ci siano sempre più documenti e scelte strategiche a livello nazionale, europeo e internazionale che la prendono in considerazione. L'altro elemento di contesto è quello che non siamo all'anno zero. Ci sono state negli anni una serie di azioni che sono state messe in campo con progetti e programmi di cooperazione a partire dall'OSC e dagli firmatari di questo appello e anche degli altri membri come Agroecology Europe e Rete Semirurali, ma anche altri OSC qui presenti oggi che già hanno già chiesto di entrare a far parte, di aderire in questa rete, perché appunto è comunque un tema sentito da molti e su cui molti si stanno impegnando e vogliono impegnarsi sempre di più. Ci sono stati interventi, lo riconosciamo, e sono ancora in corso con il supporto di contributo di ECS, delle fondazioni di origine bancaria, cooperazione decentrata, programmi di cooperazione universitaria, senza dimenticare altri, ovviamente, governi nazionali, l'Unione Europea, le organizzazioni delle Nazioni Unite, sempre a fianco dei partner locali. Detto questo, qual è la sfida? La sfida, a nostro avviso, è ridurre la frammentazione di iniziative, seppur valide, e far sì che una molteplicità di attori, a partire da quelli previsti dalla legge 125 come attori della cooperazione e dello sviluppo, collabori con programmi e strategie condivisi per la transizione agroecologica. Questa sfida come la traduciamo? In una proposta. La nostra proposta è che si passi, insomma è stato già detto e comunque fa parte un po' dei discorsi e dei confronti che comunque il mondo della cooperazione internazionale e sviluppo diciamo già percorre, diciamo, l'idea del programma, l'idea dell'integrazione dei programmi però lo sottolineiamo ancora nel nostro documento e anche qui oggi. Per noi sono fondamentali programmi integrati, che siano multipaesi o che siano paesi però articolati in una strategia regionale. E noi appunto stiamo lavorando sull'Africa occidentale in particolare, quindi stiamo ragionando su alcuni paesi prioritari per l'AICS, quali Burkina Faso, Niger, Senegal, probabilmente in futuro anche il Mali, dalle informazioni in nostro possesso, ma anche non necessariamente prioritari, che però nel sistema, diciamo, della zona hanno una importanza significativa e poi l'hanno anche per altre tematiche come per esempio quella migratoria, e sto riferendomi in particolare a Gambia, Guinea, Conakry e Guinea-Bissau. Abbiamo bisogno di programmi di lunga durata che favoriscano l'aggregazione tra attori e per sostenere appunto quella che è la transizione agroecologica. Abbiamo messo, diciamo nel documento, abbiamo provato a proporre 5 strumenti, ecco, che possono essere, insomma, a nostro avviso un buon punto di partenza. Il primo strumento che proponiamo è un programma per la transizione agroecologica per l'Africa occidentale della cooperazione italiana, con il coordinamento di ECS, che valorizzi in modo evolutivo l'eredità del Fondo Italia CILS, e che a nostro avviso, da un punto di vista dell'impostazione e dell'approccio, è sicuramente un'esperienza da cui è necessario partire per nuovi programmi in quell'area dell'Africa, del continente africano. Proponiamo anche che ci siano programmi interministeriali, uno in particolare ovviamente immaginiamo che possa coinvolgere il neonato Ministero della Transizione Ecologica e in aree ovviamente di forte vulnerabilità ed interesse ambientale, che sono del resto quasi tutte quelle dei paesi, insomma, che abbiamo elencato, dove è chiaramente prevalente la situazione saheliana e in qualche modo in continuità con l'impegno italiano nella lotta alla desertificazione e alla cooperazione bilaterale in ambito ambientale. C'è un tema del Fondo Fiduciario per l'Africa, sicuramente presente nel contesto dell'Africa occidentale ed è significativo in termini di investimenti economici. Noi proponiamo che in qualche modo venga introdotta la prospettiva olistica dell'agroecologia e oltre al contributo della diaspora nei processi trasformativi di cui già i miei colleghi hanno parlato come approccio, diciamo, e strategico dell'agroecologia come elemento trasformativo. E la strutturazione di un'iniziativa dell'Italia, in questo caso per l'agroecologia, noi pensiamo che l'Italia abbia un forte ruolo da,
da svolgere in ambito europeo, in ambito, nell'ambito multilaterale e più ampio, perché storicamente è comunque riconosciuta come un partner e un soggetto importante, strategico in tutto quello che è l'ambito dello sviluppo rurale, dell'agricoltura, e riteniamo che possa, anche con l'esperienza di tanti in ambito italiano, della società civile, abbiamo appena sentito Rete Semirurali, ma tanti altri, possa veramente incidere rispetto al tema dell'agroecologia nella cooperazione europea. E in particolare noi citiamo l'Alleanza Africa-Europa, attualmente in negoziazione e ovviamente in linea con la EU Comprehensive Strategy for Africa. L'ultimo elemento che propongo, appunto, che fa in qualche modo parte un po' anche della riflessione della rete, che vuole essere una rete che parte anche da esperienza, certo, quella dell'OSC sul campo, ma parte anche da studi, da ricerche, quindi coinvolge in maniera importante e forte l'ambito universitario. E quindi, diciamo così, riteniamo sia fondamentale una piattaforma di coordinamento per la cooperazione universitaria con l'Africa occidentale, con il sostegno appunto di MAECI, anche eventualmente del MIUR, e per la formazione agroecologica, perché l'elemento di formazione l'ha citato Koulibaly nel suo videomessaggio all'inizio di questa mattinata, e che già Europa per esempio sviluppa, è fondamentale per, diciamo, poter promuovere appunto la forza trasformativa dell'agroecologia. L'idea appunto che possa questa piattaforma creare sinergie tra i diversi attori, utilizzando anche finanziamenti europei, quale è tutto quello che è la partita dell'Horizon Europe. E l'ultimo, torno indietro, scusate, è la cooperazione delegata, che è uno strumento importante, crediamo, per la cooperazione italiana, come è europea ovviamente più in generale, e poi degli strumenti multilaterali in qualche modo collegati al European Green Deal e la strategia europea per la biodiversità 2030, la strategia sulla finanza sostenibile, il piano di investimenti esterni in Africa e il piano di azione per l'economia circolare, che ha nel food un settore prioritario. Ecco, tutti questi piani e programmi riteniamo che possano essere luoghi importanti in cui avviare e promuovere, diciamo così, l'agroecologia come elemento cardine delle azioni di cooperazione allo sviluppo in Africa occidentale, in Sahel in particolare, di qui ai prossimi anni. Grazie. E ovviamente questo è un po' un lancio per diciamo, i nostri ospiti, che adesso Andrea andrà a introdurre, vuole essere un po' lo spunto per diciamo, andare avanti nelle riflessioni con alcuni elementi di concretezza. Grazie ancora e buona continuazione. Bene, grazie Giovanni. Direi che nonostante i problemi tra organizzatori, ci eravamo naturalmente sentiti per capire come ristrutturare un po' questa mattinata, e siamo arrivati come speravamo a mezzogiorno e mezzo per aprire questa interlocuzione con rappresentanti istituzionali. Quindi io penso che ci sia il tempo sia per il direttore Marrapodi che poi anche per il direttore Maestri Pieri di poter intervenire, e naturalmente la dottoressa Baldino e il dottor Martinelli del Ministero per la Transizione Ecologica. Quindi niente, io passerei subito la parola al direttore Marrapodi, perché naturalmente, come avrà potuto sentire, sono diverse le suggestioni, le indicazioni, poi anche le richieste che vengono da questo nostro mondo degli organismi della società civile. E il quadro che ha fatto Giovanni è anche molto ampio, facendo riferimento ai diversi piani, le diverse strategie dal livello italiano naturalmente a quello europeo, e la richiesta minima, diciamo così, che viene è che all'interno comunque della cooperazione italiana il ruolo dell'agroecologia venga posto tra le priorità più importanti,
in confronto anche ad altri modelli che solitamente vengono avanzati nel mondo della cooperazione. Quindi grazie per la presenza, passo a lei la parola, dottor direttor Marrapodi. Grazie, grazie, grazie molto. Spero mi sentiate. Ma intanto vorrei dire che sono veramente contento che poi si sia riuscito a rimettere il webinar sulla sua funzionalità tecnica. E lo dico perché è stato quello di oggi un webinar, cioè, particolarmente interessante, quindi sono contento anche che siate riusciti a farmi entrare, perché è stato un seminario dal quale non so se ho, probabilmente ho più ricevuto input di quelli che posso offrire. In un periodo che è particolarmente, in un periodo in cui è particolarmente importante parlare di agroecologia. Le cose, gli aspetti sono stati anche menzionati, UN Food System Summit, si parlerà di sicurezza alimentare nell'ambito del G20 e il poter, ovviamente, come ho anche sentito dire con molta onestà, molta così, trasparenza, non siamo all'anno zero, è stato detto dagli stessi interlocutori che sono intervenuti prima, ma allo stesso tempo io credo che non facciamo abbastanza sul piano non facciamo abbastanza per l'agroecologia. Ora, di agroecologia al centro della cooperazione italiana se ne è parlato, o quantomeno io ne ho sentito parlare e se ne è parlato in questi anni. Noi abbiamo messo l'agroecologia, ad esempio, al centro di una delle edizioni dei Med Dialogues, portando un esempio di quello che si poteva fare con una organizzazione come il SIAM. Abbiamo portato esempi di agroecologia in eventi a margine dell'Assemblea Generale a New York. Quindi di agroecologia se ne parla. Ho seguito anche la chat stamattina e se ne parla, l'agroecologia è presente nel documento triennale che è in fase di elaborazione. Certamente io credo che dopo il webinar di oggi andremo a rileggere le parti rilevanti del documento per capire dove possiamo arricchirlo e integrarlo per valorizzare questo specifico settore. Ed è il però cosa c'è effettivamente alla base del concetto? Vi è la necessità, e credo che è emersa oggi, la necessità di cambiare un sistema nel suo complesso, coinvolgendo tutti i settori della società. E ho sentito parlare di approccio multi-stakeholder fin dall'intervento dai primissimi interventi di Silvia Stilli, ma anche poi anche alla stessa introduzione di questo segmento del webinar, quando si parla della necessità di un approccio multi-attore. Ed è quell'approccio che stiamo cercando di valorizzare nei nostri interventi, nell'advisory committee di preparazione del Food System Summit, facendo presente quella che è l'esperienza italiana di connessione e dei risultati virtuosi che ciò porta, cioè la connessione fra i territori, le comunità, l'ambiente naturale, l'accesso alle risorse, il rapporto con il consumatore, il rapporto tra consumatore e mercato. E questa interconnessione che cerchiamo di portare al centro della riflessione nella preparazione del Food System Summit, se la riduciamo all'essenziale
è il nocciolo della, è proprio il nocciolo della nostra visione e di quella visione con cui l'Italia ha contribuito a scrivere e a negoziare l'Agenda 2030. E non è un caso che sia stata l'Italia tra i primi paesi ad insistere in sede multilaterale sul principio dell'agroecologia. D'altra parte lo avete detto voi stessi anche con quei contributi mirati che hanno orientato l'azione, cioè l'azione della FAO. E forse non poteva essere, diversamente se siamo come siamo gli agricoltori più verdi d'Europa, con tagli record all'uso dei pesticidi e anche in prima posizione per l'economia circolare. Sul concetto dell'agroecologia abbiamo cercato di insistere nelle sedi onusiane, ma anche a Bruxelles, e sono mi ha fatto piacere sentire proprio tra gli strumenti e tra i suggerimenti che venivano dati poco fa, appunto quello di cercare di fare un maggiore ricorso alla cooperazione delegata, cosa che abbiamo cercato di fare. Io credo che poi questo sul piano generale credo che sia evidente, siano evidenti i progressi che abbiamo fatto negli ultimi 3-4 anni, quando in un periodo in cui siamo passati ad avere in Italia più entità, più istituzioni che hanno ricevuto il Pillar Assessment dalla Commissione Europea per la cooperazione delegata. E questo credo poi Luca Maestripieri lo potrà dire meglio di me, ma da quando poi anche l'agenzia si è aggiunta tra i pillar, tra le istituzioni, cioè Pillar Assessed, il volume di cooperazione delegata gestito dall'Italia è cresciuto. Ma c'è anche un'altra azione, forse ancora più importante, che possiamo svolgere a Bruxelles, che è quella di orientare l'utilizzo del nuovo strumento indici, a seconda di come lo si voglia pronunciare, sulla cooperazione. Perché quello che non era sviluppo rurale, ma con il suo legame al territorio, al clima, alla desertificazione, allo sviluppo della piccolissima e piccola impresa connessa alle attività, in una prova tutto ciò che è agroecologia, è importante per lo strumento indici, ma lo deve essere ancora di più, e questo è uno degli obiettivi che noi ci poniamo e che ci dobbiamo continuare a porre. Abbiamo sentito parlare dell'importante ruolo che svolge la FAO, e io vorrei appunto ricordare che non è soltanto la FAO che in Italia, su cui noi abbiamo cercato di lavorare negli anni orientandone in qualche modo l'azione e le priorità, ma lo abbiamo fatto anche con l'insieme di Bari, lo abbiamo fatto e lo facciamo con Bioversity International, e tutto questo perché non soltanto perché, come io credo, l'Italia, ogni paese ospite all'onore che deriva dall'onere di avere organizzazioni internazionali sul proprio territorio, che è quello di sostenerle, ma perché soprattutto con queste in queste organizzazioni abbiamo capito che si potevano elaborare approcci di avanguardia anche con la dimensione tecnologica, anche applicando la dimensione tecnologica e scientifica nella loro applicazione, con una particolare attenzione al sostegno delle associazioni produttive dei contadini, in particolare delle donne produttrici, della società civile e del backup dei centri di ricerca. Quindi io poi credo, non vorrei poi neanche prendere troppo tempo, citavo Bioversity e SIA, ma anche per dire che la cooperazione italiana ha messo tutto il suo peso sull'importanza della scienza come fondamento degli interventi, al contempo radicandoli nella sfera socio-culturale del contesto dove sono applicati. L'attuabilità economica nel quadro di tale approccio mira a una resilienza
che si costruisce a lungo termine e la sostenibilità economica e l'innovazione rappresentano la base della transizione ecologica alla quale occorre tendere. Certamente lavoreremo, io sono sicuro che lavoreremo con il nuovo Ministero della Transizione Ecologica ed è stato e credo sia stata particolarmente interessante per tutti, molti di voi avranno partecipato a questa prima conferenza che c'è stata alcuni giorni fa con il ministro Cingolani sulla preparazione della strategia nazionale di sviluppo sostenibile, dove ho potuto presentare la dimensione esterna della strategia italiana. Quindi mi fermo qui, ho ricevuto tutti i vostri approcci, sono disponibile a rispondere a domande anche sulla chat se ci sono. Avrei voluto dire altre cose, ma non prendo veramente più tempo. Credo che i vostri spunti saranno particolarmente interessanti, anche veramente il documento per la strategia dell'Africa occidentale. Come sapete abbiamo approvato recentemente un programma come cooperazione italiana per il bacino del fiume Senegal che coinvolge diversi paesi, Guinea, Mali, Mauritania, Senegal. Però ripeto, sono d'accordo, dovremmo fare di più come cooperazione italiana sulla base delle risorse che abbiamo, su quello che facciamo noi come cooperazione italiana. Però a livello di narrativa e di sostegno all'agroecologia sul piano multilaterale, quindi in tutta la grande famiglia dell'ONU e delle agenzie ONU, ma anche delle altre organizzazioni internazionali come il SIAM, e nel quadro dell'Unione Europea, credo che l'Italia stia già facendo tanto e quindi noi, anche sulla base di quello che abbiamo ascoltato oggi, degli input, dei documenti che avete prodotto come rete oggi, cercheremo di rafforzare ulteriormente questa narrativa e lo faremo perché veramente ci crediamo. Grazie a tutti. Grazie direttore, naturalmente l'abbiamo ascoltata bene, ci siamo presi gli appunti anche noi, lo leggiamo come un chiaro endorsement dell'agroecologia e quindi insomma speriamo, siamo fiduciosi che i prossimi passi ci portano a condividere insieme delle iniziative importanti, anche sulla base delle indicazioni che i diversi relatori e poi Giovanni dava sugli aspetti poi anche no, di ristrutturazione un po' delle modalità di programmazione più di lunga durata, multiattoriale. Come avrà visto, le organizzazioni governative collaborano con la scienza, le reti, innanzitutto le comunità locali e quindi questo approccio se ci vede assolutamente condividere i suoi aspetti essenziali e più caratteristici e su questo contiamo di lavorare bene ancora insieme nel prossimo futuro con urgenza come ci ricordava Giovanni perché purtroppo i tempi che stiamo vivendo sono veramente tempi di cambio epocale e ancora forse non abbiamo tutti noi una consapevolezza corretta di cosa questo dovrebbe significare da un punto di vista di accelerazione della trasformazione. Do la parola al direttore Maestri Pieri, grazie di essere qui con noi e direi che ce la facciamo un po' coi tempi per averla tra di noi ancora un pochettino. Grazie. Grazie a tutti. Anch'io davvero volevo ringraziare perché tutti gli interventi sono stati molto, molto centrati, molto importanti e ci hanno davvero fornito una serie di punti di vista e di informazioni che ci sono sicuramente utili per l'azione che stiamo portando avanti. Io, visto i tempi stretti, lascio da parte l'intervento che avevo scritto e mi limiterò a fare però tre considerazioni, perché davvero anch'io ho sentito molto e vorrei semplicemente darvi tre flash su quello che io considero può essere il risultato di un approfondimento così importante quale quello che abbiamo avuto oggi.
Il primo è constatando che siamo in mezzo ancora a questa crisi planetaria indotta dal Covid. Purtroppo questa crisi ci ha portato indietro un po' negli obiettivi di sviluppo sostenibile. Lo sappiamo perché la lotta alla povertà è diventato, abbiamo fatto non dei passi in avanti, ma purtroppo ci siamo un po' arrestati come azione complessiva. E quando si parla di lotta alla povertà, la prima cosa che viene in mente poi è la lotta alla fame, che noi diamo ancora per scontato, ma quando poi vediamo che anche nei nostri paesi alle mense dei poveri si allungano le file, ci viene subito in mente che qualcosa non sta funzionando. E naturalmente quindi ci impone di riprendere in considerazione anche tutta una serie di concetti che noi davamo per acquisiti. Ora, detto questo, è chiaro che la comunità internazionale però ha fatto negli ultimi anni un grande passo in avanti da un punto di vista culturale, e in questo senso l'agroecologia è un po' il cardine di questo nuovo pensiero, perché chi pensasse adesso di risolvere i problemi anche di un'alimentazione sicura e sufficiente per tutti con quello che abbiamo fatto negli ultimi 50 anni forse sbaglierebbe di grosso. E quindi ecco, la consapevolezza che per risolvere i problemi di una sana alimentazione per tutti non si possono impiantare dei sistemi agricoli che non siano rispettosi innanzitutto dei diritti degli agricoltori, dei diritti delle persone che lavorano la terra, a partire in tutti i paesi, dalle donne, dai giovani, dai piccoli produttori, e da un lato anche nel rispetto di quelle che sono i cardini di una sostenibilità ambientale che ormai permea tutta l'agenda di sviluppo sostenibile. Ecco, direi che questa consapevolezza è fortemente avanzata, non è ancora condivisa da tutti, se vogliamo, perché poi sappiamo che le azioni concrete sul campo possono essere diverse, perché gli interessi in gioco sono molti e non sempre collimano con questa impostazione, però ecco, diciamo che a livello di consapevolezza abbiamo fatto dei passi forti in avanti. La seconda considerazione che voglio fare è che l'Italia, da questo punto di vista, è davvero il paese che io considero fra i naturali sostenitori di una agricoltura che si coniughi con tutti quegli elementi che compongono, e ce li avete ben illustrato, il concetto di agroecologia. Non soltanto perché, come ricordava il direttore Marrapodi, noi ospitiamo non solo la maggiore agenzia delle Nazioni Unite sul cibo e l'alimentazione e sull'agricoltura, ma anche perché abbiamo una rete di organizzazioni che attorno ad essa poi sono ospitate nel nostro paese. Quindi abbiamo una naturale possibilità di dialogare con chi a livello internazionale tende a perseguire una serie di policy che devono andare verso quella direzione che dicevo prima. Ma poi abbiamo anche la nostra tradizione endogena. Il nostro sistema di agricoltura è un sistema di agricoltura profondamente legato al territorio, dove più che altrove le colture basate sul rispetto del territorio in generale è maggiormente sentito. E questo ci pone naturalmente all'avanguardia anche per qualunque azione che noi vogliamo condurre a livello internazionale su queste tematiche che ormai tendono a affermarsi un po' dovunque. E direi che tutte le ONG che sono in parte qui rappresentate e che agiscono in questo ambito, direi che sono le testimoni più importanti di questa nostra azione che conduciamo a livello internazionale. Per quanto riguarda, e concludo perché vorrei essere breve, l'azione che l'agenzia porta avanti, sapete che l'agenzia ha preso un testimone di una cooperazione allo sviluppo italiana che era già molto sensibile al tema dell'agricoltura e della lotta alla fame, quindi alla corretta alimentazione, e la sta portando avanti naturalmente con gli strumenti che gli garantisce la legge in tutta l'azione che svolge nei paesi dove noi operiamo, nel tentativo appunto di mettere in piedi dei programmi che siano rispettosi di quegli elementi che abbiamo prima elencato.
sono consapevole che dobbiamo e possiamo fare molto di più. E da questo punto di vista le slide del dottor Sartor ci sono molto utili, perché io ho condiviso praticamente tutto di quello che è in quel tipo di impostazione, perché noi dobbiamo andare avanti in un approccio di integrazione di programmi anche a livello regionale, che metta a fattor comune, diciamo, le azioni che possono essere condotte nelle varie aree del mondo in cui noi operiamo. Possiamo fare sicuramente di più a livello di un approccio anche multi-stakeholder, in cui appunto più enti e istituzioni collaborino insieme per realizzare degli obiettivi nell'ambito dell'agroecologia, e possiamo fare sicuramente di più anche nell'ambito della integrazione dei vari strumenti e anche dei vari finanziamenti che noi possiamo mettere a fattor comune nella realizzazione delle nostre azioni di cooperazione all'estero. Sto pensando per esempio a una migliore e maggiore integrazione fra tutto quello che facciamo a livello di crediti e quello che poi facciamo a livello di doni. Ecco, questo è un altro concetto che richiede sicuramente un approfondimento. Ora lo applichiamo all'agroecologia, ma questo, diciamo, è un concetto che dovremmo tendere a realizzare più a livello di sistema, ecco, di sistema di cooperazione integrata che approccia determinate tematiche con tutta la panoplia che degli strumenti che la legge 125, come sapete, mette a disposizione degli operatori di cooperazione. Ecco, in questo ambito naturalmente l'agenzia da un lato è a disposizione per tutto quello che si potrà fare nell'ambito dei prossimi appuntamenti internazionali che erano menzionati anche dal direttore Marrapodi, perché naturalmente tutto il nostro contributo tecnico può essere utile e opportuno in tutte le sedi in cui verranno dibattute queste importantissime tematiche. Dall'altra parte vorrei menzionare che l'agenzia sta facendo uno sforzo molto importante al proprio interno sulla tematica ambientale. Noi stiamo per mettere in atto una matrice ambientale che dovrebbe corrispondere a tutte le nostre azioni, agricoltura e alimentazione inclusa ovviamente, e anche in questo ambito i contatti che in passato abbiamo tenuto col Ministero dell'Ambiente, che presto vorremmo mantenere e sviluppare anche con il Ministero della Transizione Ecologica, che considero una idea molto brillante nella compagine del nuovo governo. Ecco, questa è sicuramente un'altra azione importante che ci proponiamo di proseguire e di ampliare. Sullo spettore specifico dello sviluppo rurale e quindi la tematica dell'agroecologia, noi all'interno dell'agenzia e all'interno del competente ufficio che si occupa di questa tematica in particolare, già da alcune settimane se non mesi stiamo cercando di porre le basi di linee operative nuove che possano, come dire, far fare alla nostra azione di agenzia un salto in avanti anche metodologico e di impostazione di programmi su questa specifica tematica. Però mi rendo conto che questa azione potrebbe essere maggiormente, come dire, corroborata anche dal contributo di tutti i vari attori, e da questo punto di vista ne abbiamo già parlato anche con il direttore Marrapodi sull'opportunità che poi magari non si voglia allargare il lavoro che noi stiamo portando avanti proprio su questa specifica tematica, definendo anche le basi di nuove linee guida strategiche che possano poi essere, come dire, di sistema e quindi coinvolgere anche altri attori istituzionali oltre quelli cui normalmente si rivolge l'agenzia, parlo di soggetti privati come l'OSC o privati, ma anche altri ministeri o altre istituzioni governative che possano, come dire, comporre e essere fatte partecipi di queste nuove linee guida di cui sicuramente al momento si sente la necessità per proprio aggiornare quelli che sono i nostri strumenti operativi a questi nuovi principi di cui abbiamo avuto il piacere oggi di parlare insieme. Grazie. Grazie, grazie direttore.
direi che ci sono tutte le basi per andare avanti su questa riflessione, per arrivare anche a degli strumenti nuovi. Molto interessante la questione delle linee guida. Ovviamente, come sapete, c'è sempre tutto quanto l'interesse e la capacità da parte del mondo delle organizzazioni della società civile di partecipare con contributi importanti. Linee guida che siano strategiche, ma siano poi anche operative, perché diverse volte si misura una specie di iato tra quella che è una narrazione, un indirizzo generale, e quelle che poi invece devono essere i programmi che vengono realizzati sul terreno. E quindi da questo punto di vista molto molto interessante, così come anche la cosa che un po' si dice, no, nel mondo della cooperazione da un po' di tempo, cioè di un approccio più integrato anche rispetto agli strumenti finanziari, tra per esempio tra doni e crediti, come ha accennato. E allora da questo punto di vista io penso che la dottoressa Baldino per Cassa Depositi e Prestiti possa naturalmente dirci qualcosa, innanzitutto quanto all'interno della Cassa si considera o si tiene in considerazione questo approccio dell'agroecologia, che è qualcosa di più di un semplice modello produttivo tecnologico, come abbiamo sentito, e poi gli strumenti, i programmi che potrebbero essere messi a disposizione da parte della Cassa per le comunità locali per migliorare le loro condizioni di vita attraverso l'agroecologia. Prego, dottoressa Baldina, grazie per la partecipazione. Grazie a voi, mi unisco anche al direttore Marrapodi e al direttore Maestri Pieri nel non solo ringraziare per averci coinvolto, diciamo, in questa, aver coinvolto Cassa Depositi e Prestiti in questa iniziativa, ma anche, devo dire, interessantissimo il seminario, la documentazione che abbiamo ricevuto, un utile spunto di riflessione anche nel processo di continuo affinamento della nostra strategia di intervento come Cassa Depositi e Prestiti in ambito di cooperazione internazionale. In questo breve intervento io vorrei dare, anche cogliendo un po' l'invito a mettere a fuoco quelle che possono essere le diverse sinergie con altri stakeholders e player della cooperazione internazionale, il nostro ruolo come istituzione finanziaria per la cooperazione allo sviluppo. Quindi come possiamo intervenire nella transizione agroecologica, quali sono per noi, diciamo così, le considerazioni alla base della nostra strategia, i fattori abilitanti, possibili anche linee di intervento. Sono le nostre, ma vorrei dire, faccio un discorso un po' più generale su quello che può essere il punto di vista delle istituzioni finanziarie per lo sviluppo su questo settore. Come è noto, due parole su Cassa e sul nostro ruolo in questo ambito di cooperazione internazionale. Noi agiamo secondo ruoli che ha definito la legge della 125 del 14, cioè come sia gestore del fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo, quindi con finanziamenti, crediti, concessionali promossi su iniziative promosse dal Ministero degli Affari Esteri con il supporto appunto dell'AICS, ma anche come finanziatore con risorse proprie di Cassa Depositi e Prestiti. Sono risorse che provenienti dal risparmio postale, che sono soggetti a specifici vincoli di carattere normativo e statutario, tra i quali ad esempio il rispetto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna iniziativa. L'agroecologia per noi rappresenta la transizione agroecologica, diciamo, come processo di sviluppo che intenderemmo accompagnare con la nostra attività di finanziamento, è un tema chiave, centrale, proprio perché ne riconosciamo la centralità nell'ambito dell'Agenda 2030 e dell'Accordo di Parigi, anche in chiave di ripresa post-Covid. Nell'ambito, diciamo così, delle analisi che abbiamo svolto proprio per individuare gli elementi che caratterizzano questo settore e il nostro potenziale interesse come istituzione finanziaria italiana a partecipare al processo di transizione agroecologica, ci siamo basati su alcuni dati e alcuni macro trend, tra cui per esempio il fatto che
È chiaro che, che possa essere un settore di e un volano di sviluppo per i paesi in via di sviluppo, proprio anche come ripresa post-Covid, se consideriamo ad esempio che il settore agroalimentare occupa circa il 30% della forza lavoro a livello globale. Abbiamo considerato il fatto che il settore può giocare anche un ruolo chiave nel contrasto al cambiamento climatico, assumendo appunto che l'agricoltura e l'utilizzo anche del suolo causano circa il 20%, sono alla base del spiegano circa il 20% delle emissioni globali di gas serra. E in questo contesto la cooperazione riteniamo possa avere un ruolo determinante, contribuendo a sostenere finanziariamente investimenti che al 2030 sono stimati in circa 3.000 miliardi di euro. 3.000 miliardi di euro di investimenti che allo stesso tempo sono anche compensati da un risparmio di costi impliciti associati alle attuali pratiche del settore agroalimentare, che sarebbero quantificabili, questi risparmi, diciamo, di costi impliciti in un multiplo degli investimenti necessari, circa 5.000 miliardi di euro. Costi che appunto dovranno essere risparmiati, ad esempio, con l'adozione di pratiche di agricoltura sostenibile, modificando abitudini alimentari, riducendo lo spreco di cibo, contribuendo al ripristino della biodiversità, tra i vari assi di intervento che abbiamo individuato. Ora, è chiaro quindi che si tratta, in questo contesto che ho delineato così con questi alcuni dati, diciamo così, di riferimento che sono un po' la nostra cornice di intervento, noi riteniamo che questo sia un ambito estremamente interessante, anche perché intercetta trasversalmente, direi, quasi tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030, quindi dalla lotta alla povertà al rafforzamento delle partnership. Questo del rafforzamento delle partnership prima è stato anche menzionato dal direttore Marrafodio, un tema che ci vede particolarmente attenti. Sono state citate alcuni eventi internazionali che di particolare rilevanza per quest'anno, il Food System Summit delle Nazioni Unite, come anche la Food Coalition proposta dalla FAO assieme all'Italia, e vorrei citare anche il Financing Common, che è praticamente il summit delle banche di sviluppo che a livello globale si sono riunite per la prima volta lo scorso anno, circa 450 banche di sviluppo, per discutere principali temi dello sviluppo sostenibile e per tempo stesso assumere impegni comuni e coordinati. Questo, diciamo, Financing Common Summit del 2020 in quell'ambito ha trovato anche spazio una prima riflessione sul tema dell'agricoltura sostenibile. In particolare 13 banche pubbliche di sviluppo regionali e nazionali hanno firmato un impegno comune per aumentare gli investimenti nell'agricoltura sostenibile. Il coordinamento, diciamo, di questo gruppo di banche è stato assicurato dall'IFAD, che appunto ha costituito un agriculture cluster, 13 banche di sviluppo africane, asiatiche e latinoamericane, la cui operatività è fortemente, diciamo, è prevalentemente focalizzata sul settore agricolo. E queste banche si sono impegnate non solo ad aumentare i propri investimenti nel settore dell'agricoltura e del food system, ma proprio per promuovere una transizione sostenibile in linea con l'Agenda 2030 e con gli accordi di Parigi. In questo le 13 banche si sono impegnate anche a facilitare e a promuovere schemi, diciamo, di finanziamento per facilitare l'accesso al credito delle micro e piccole imprese, soprattutto agricole, che rappresentano la spina dorsale delle filiere nei paesi in via di sviluppo e sono considerati veri e propri, diciamo, custode degli ecosistemi, ponendo anche particolare attenzione nelle linee di sviluppo
prefigurate all'inclusione sociale e all'empowerment di donne e di imprenditoria giovanile. Il Financing Common Summit appunto si è tenuto per la prima volta lo scorso anno a novembre, c'è un forte auspicio che si possa tenere quest'anno una seconda edizione e anche un forte auspicio che questo evento possa essere ospitato in Italia nella cornice del G20. Attualmente appunto in fase di valutazione questa possibilità, dove uno dei temi principali in ogni caso, diciamo così, dell'agenda delle banche di sviluppo per quest'anno sarà sicuramente l'agricoltura e l'agribusiness, anche proprio su proposta di CDP che partecipa direttamente al Financing Common Summit. Questa sensibilità verso il settore, comunque, diciamo, una sensibilità che è largamente diffusa tra le banche di sviluppo, ben consapevoli naturalmente delle complessità che sono anche state più volte menzionate nel corso degli interventi di questa mattinata, e vorrei riprenderne proprio molto sinteticamente alcuni, che però sono complessità che in qualche modo, diciamo, estremamente rilevanti quando andiamo a declinare anche la nostra attività di finanziamento verso il settore. Un elemento è chiaramente la citata elevata frammentazione delle filiere produttive, spesso basate appunto su micro imprese familiari, e la conseguente anche difficoltà per le istituzioni finanziarie è di supportare imprese agricole a condizioni competitive. E quindi la necessità di attivare un'attività di formazione soprattutto sui piccoli agricoltori per supportarne la crescita equa e sostenibile. Ecco, questo dal punto di vista delle istituzioni finanziarie e quindi anche dei CDP rappresentano alcuni fattori, diciamo, di complessità e che a fronte dei quali riteniamo, diciamo, opportuno lavorare per creare i fattori abilitanti proprio per assicurare un adeguato supporto alla transizione agroecologica nei paesi in via di sviluppo. Da un lato quello di identificare delle controparti che abbiano delle dimensioni e un merito di credito adeguati e che agiscano però come catalizzatore per lo sviluppo di filiere locali eque e sostenibili, supportando i piccoli agricoltori. Quindi in un'ottica, diciamo così, operativa e di filiera. Un secondo fattore abilitante per le istituzioni finanziarie è rappresentato dagli strumenti di de-risking e quindi strumenti di garanzia che consentano di mobilitare capitali privati per poter favorire l'accesso al microcredito agricolo, soprattutto grazie anche al partnership con istituzioni finanziarie locali. E infine, questo che è stato anche più volte citato e che rappresenta una condizione per noi estremamente determinante nel poter accelerare lo sviluppo della finanza in questo settore, la possibilità di combinare l'attività di finanziamento con l'attività, diciamo, di dono, quindi grant, ma anche competenze manageriali per fornire assistenza tecnica e formazioni a controparti locali. Controparti locali che spesso vengono identificati con imprese locali o microimprese locali, vorrei dire che dal nostro punto di vista c'è anche la formazione invece alle controparti locali finanziarie, che è un altro diciamo importante enabler di un'azione capillare finanziaria sul territorio. Noi, diciamo, con queste considerazioni di carattere generale ci sono diverse direttrici di intervento che possiamo sulle quali stiamo approfondendo anche la possibile interazione con strumenti messi a disposizione dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come anche dell'AICS, e in prospettiva naturalmente con il Ministero per la transizione ecologica, che riteniamo un partner indispensabile, diciamo, anche per poter prefigurare queste
attività di sviluppo in paesi partner della cooperazione internazionale. Tra le possibili linee di intervento che sono allo studio ci sono appunto il supporto a istituzioni finanziarie e società nei paesi in via di sviluppo che potremmo considerare degli aggregatori locali, quindi che agiscono nell'interesse di piccoli agricoltori, proteggendoli sia da oscillazioni di reddito, quindi ad esempio assicurando prezzi equi, favorendo anche l'accesso a sistemi assicurativi adeguati, sia facilitando l'acquisto di economie di scala, ad esempio nell'acquisto di materie prime, di attrezzature, o appunto anche in questo caso promuovendo assicurazioni di tipo collettivo contro rischi catastrofici e naturali, e promuovendo naturalmente investimenti e formazione. Una seconda linea di intervento su cui ci stiamo concentrando è il sostegno a programmi di microcredito e di parallela attività di formazione, quindi combinando finanziamenti a banche locali che erogano finanziamenti poi a favore di piccoli agricoltori con programmi di formazione su tecniche agricole sostenibili. E una terza linea di intervento riguarda il finanziamento di attori chiave, diciamo, nelle cosiddette filiere a valle, che quindi applicano principi di tutela dei piccoli agricoltori e di ecosostenibilità, con una componente anche in questo caso di assistenza tecnica. L'impatto atteso in questo caso è l'aumento, diciamo così, della componente di valore aggiunto trattenuto nei paesi in via di sviluppo grazie all'inclusione dei piccoli agricoltori in filiere integrate, eque e sostenibili. Questo, diciamo, se vogliamo fare proprio una zoomata specifica sul settore dell'agricoltura e dell'agribusiness, però diciamo secondo un paradigma di sostenibilità. Se vogliamo vedere questa nostra attività nell'ambito, diciamo così, degli strumenti finanziari che più in generale stiamo costruendo in stretto coordinamento con il MAECI e con l'AICS, dobbiamo anche guardare all'impegno di Cassa Depositi e Prestiti nello sviluppo della finanza verde e sostenibile, e in particolare con riferimento ai Green Social e Sustainable Bond, che noi pensiamo possa essere un'ulteriore linea di intervento dei CDP, ma molto funzionale agli obiettivi che oggi abbiamo delineato nell'ambito di questo seminario. Si tratta di strumenti che hanno una forte connessione anche con le tematiche di transizione agroecologica, strumenti finanziari volti ad orientare l'azione delle imprese verso obiettivi di sostenibilità secondo linee guida trasparenti e condivise. Quindi strumenti che consentono di convogliare risorse finanziarie di investitori diciamo che hanno una sensibilità sul tema della sostenibilità con l'impegno delle imprese anche e fornendo anche, diciamo così, delle linee guida alle imprese nello sviluppo delle attività di business pianificate. Quindi uno sviluppo secondo criteri standard che sono sviluppate, criteri che sono sviluppati anche in collaborazione con istituzioni multilaterali, development finance institution, istituzioni governative e non governative, proprio per identificare progetti ad alto impatto di sostenibilità verso cui vincolare i fondi raccolti presso diciamo, la platea degli investitori, e la definizione di obiettivi di impatto che devono essere obiettivi misurabili in modo da fornire adeguati incentivi per le imprese a raggiungerli e che si possano tradurre in una riduzione del costo di finanziamento per l'impresa stessa. Quindi si crea da questo punto di vista un incentivo per quelle imprese che intraprendono un percorso virtuoso di crescita. Si tratta di strumenti che peraltro prevedono anche una reportistica periodica sul raggiungimento di obiettivi effettuate anche sulla base di verifiche di enti indipendenti, e strumenti che spesso associano anche l'erogazione di una formazione specifica a favore
delle imprese emittenti o delle istituzioni finanziarie emittenti. Quindi già quest'anno abbiamo, proprio nell'ambito dell'attività di cooperazione internazionale, approvata tra l'altro dal Comitato di congiunto per la cooperazione allo sviluppo, intrapreso un'attività di investimento in green bond che possono essere un utile strumento anche per, diciamo, supportare il processo di transizione ecologica, e su cui ci aspettiamo appunto di poter fare un ulteriore, diciamo, progresso quest'anno, anche in termini delle attività, diciamo così, previste nell'ambito del G20, di maggiore impulso all'adozione di principi comuni e di standard negli strumenti finanziari innovativi. Ecco, direi che questi sono un po' gli strumenti che oggi noi abbiamo a disposizione. C'è molto utile poter partecipare a questi incontri e poter procedere, diciamo, poter sviluppare ulteriormente, approfondire ulteriormente questo confronto con diversi stakeholder della cooperazione e con un focus, diciamo, settoriale che ci consente di meglio affinare la nostra strumentazione, la nostra strategia su specifici settori. Questo dell'agroecologia, come dicevo, per noi è non solo prioritario, anche tenuto conto della vocazione italiana, diciamo, della vocazione produttiva italiana e dell'eccellenza che l'Italia può appunto esprimere su questo settore, ma anche per l'occasione che ci dà questo settore di affrontare in modo trasversale diversi degli obiettivi di sviluppo sostenibile a cui la nostra attività è fortemente ancorata. Naturalmente poi in chat o diciamo attraverso gli organizzatori del webinar siamo a disposizione non solo per rispondere a domande, per condividere diciamo anche dettagli circa le nostre attività in questo settore e in particolare in Africa, se c'è appunto in Africa occidentale. Grazie dottoressa Baldino. Ci avviamo verso la fine e quindi poi passerò la parola al dottor Martinelli del Ministero della Transizione Ecologica. Solo due o tre punti che mi sembravano molto interessanti. Beh, come lei già saprà, insomma, siamo interessati ovviamente nel momento in cui si mettesse in piedi una financing common anche in Italia a dare il contributo come società civile, come AOI, come le diverse reti, insomma, che ci vedono coinvolte poi in attività che hanno attinenza anche con l'aspetto finanziario. Il secondo punto che mi ero segnato era la questione dei criteri standard, per esempio sui green bond, che è un altro aspetto molto molto interessante, dove ancora una volta la società civile fa sempre di più engagement, e cioè diventa partecipa attivamente, no? Non solo dal di fuori, ma anche al di dentro di questi strumenti, proprio per la definizione di quelle possono essere matrici di valutazioni, standard, criteri, applicazione dei criteri, reportistica indipendente e così via. E il terzo punto era solo ricordare un aspetto che come società civile a livello internazionale, non solo italiano, ci preoccupa, questo con riferimento non tanto a Cassa Depositi e Prestiti, ma con riferimento al summit, al Food Summit che ci sarà in autunno. La preoccupazione è che rispetto ai valori e poi anche gli approcci che stiamo portando avanti come agroecologia, si dia invece ancora una volta prevalenza a quello che è l'agrobusiness. Effettivamente occorre rendersi conto che o c'è una trasformazione profonda di questi modelli, oppure il mondo non è cambiare, che cambierà molto nonostante tutto quello che è successo in questi ultimi anni e continuamente sta accadendo. E quindi, come voi sapete, all'interno della società civile c'è anche
un forte confronto per capire se e come partecipare a questo summit, perché così come è stato impostato, diciamo che non ci convince del tutto. Questo come attenzione particolare da un punto di vista politico. A questo punto passo la parola al dottor Martinelli, che ringrazio molto perché anche lui è stato engaged alla fine, diciamo così, è stato nominato da poco all'interno di questo nuovo ministero. Naturalmente è un ministero che già da tempo fa cooperazione multilaterale e bilaterale sui temi più pertinenti alle questioni ambientali, ma come abbiamo capito, insomma, andare sempre separatamente per silos non risponde alle sfide che ci troviamo davanti, e quindi da questo punto di vista integrare o un maggiore rapporto del nuovo Ministero per la Transizione Ecologica con la società civile e con gli altri attori è naturalmente un compito forse indispensabile. Grazie, grazie per la partecipazione. A lei, dottor Martinelli. Eccomi, mi sentite? Buongiorno, grazie a voi. Sì, è sicuramente un piacere anche per la tipologia di argomenti che, mi preme particolarmente, anche come mia storia personale, sia per la questione agroecologica che per il settore dell'Africa occidentale, dove in un passato abbastanza remoto, insomma, ecco, sono transitato. Che dire, noi, ecco, da poco siamo un ministero della transizione ecologica, da poco abbiamo il Ministero dell'Ambiente, prima e oggi il Ministero della Transizione Ecologica, ha cambiato un po' le sue regole, ossia fino a un paio di anni fa la direzione che si occupava di sviluppo sostenibile gestiva, lavorava, finanziava progetti principalmente collegati alla lotta ai cambiamenti climatici, quindi tutto il settore energetico e anche di adattamento ai cambiamenti climatici. Ovviamente nella parte di adattamento c'erano interventi, finanziamenti, azioni anche inerenti, diciamo, alla questione delle risorse agricole, dell'agricoltura, della piccola produzione e dell'economia rurale. Con un decreto del 2020, che è un decreto, un DM170, del ministro Costa, che tra l'altro, ecco, per quanto ci riguarda, trovate sul nostro sito, c'è tutta la documentazione dell'attività svolta finora è presente sul sito del MITE. Sono state un po' ridisegnate, ridelineate quelle che sono le priorità, e queste priorità ovviamente allargano un po' la panoramica e vanno un po' anche a interessare maggiormente i temi della discussione di oggi. Il centro è ovviamente l'agenda 2030 con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, accompagnata anche da quelle che sono le grandi convenzioni di Rio de Janeiro derivate, quindi quella sulla biodiversità, i cambiamenti climatici, ma anche la lotta alla desertificazione. E quindi sono tutte tematiche molto strettamente correlate poi alla sostenibilità, no, di chi vive sui territori. Nell'enunciato di questo atto di indirizzo, tra l'altro, ecco, trovano spazio una serie di temi molto importanti che, visto la discussione che c'è stata finora, vorrei, leggermente allargare. Ovviamente tutto quello che riguarda anche la questione dei eventi estremi, disastri naturali, che è un argomento strettamente correlato, perché ovviamente possono impattare fortemente nelle economie locali ed avere delle forti ripercussioni anche a scala temporale molto lunga, portando ovviamente a delle crisi anche di tipo economico e sociale, quindi non è soltanto il Covid che stiamo vivendo, ma anche questi elementi sono piuttosto forti. E su questa tipologia di criticità, ovviamente anche l'agroecologia può svolgere un suo ruolo molto importante. Un ruolo molto importante che poi si ritrova anche in altri aspetti che cita il nostro decreto, soprattutto quello della conservazione della biodiversità, ma anche di approcci equilibrati tra uomo e natura, e addirittura cita la diversità bioculturale, quindi mette insieme, no, la parte naturale con la parte umana, con la vivibilità in termini molto più ampi.
Tutto questo ad oggi si declina in una revisione di quelli che sono un po' gli approcci e le modalità operative, e visto che è la prima volta che mi capita insomma di parlarne, credo che sia importante anche per chi ascolta avere qualche elemento aggiuntivo da parte nostra. Stiamo cercando di ridefinire anche le modalità di collaborazione e di cooperazione. La nostra cooperazione è in parte bilaterale con principalmente ministeri o entità che si occupano di ambiente degli altri paesi, ma abbiamo anche attività multilaterali e anche attività, come diceva la dottoressa Baldino prima, collegate a finanziamenti e banche di sviluppo per cercare di sostenere anche dal punto di vista delle risorse economiche determinati operatori che lavorano su questi territori. Ad oggi il principale elemento che posso darvi come meccanismo che stiamo mettendo in atto è quello che in una cooperazione anche tra pari con le controparti si cerca di dare il massimo della disponibilità e della operatività ai paesi verso i quali i nostri accordi portano poi queste risorse. Quindi anche nel caso dell'Africa occidentale, proprio recentemente abbiamo rilanciato, allargato la platea di paesi da coinvolgere, per cui abbiamo preso in considerazione tutti i paesi del bacino del lago Chad, più quelli che già avevamo nel bacino del Niger e del Senegal fino alla Mauritania. Questo ovviamente può avere dei vantaggi, nel senso che gli operatori, le pubbliche amministrazioni del paese possono avere una percezione maggiore di quelle che sono le loro priorità. Ovviamente possono esserci anche degli aspetti negativi, che sono quelli della modalità di gestire a vari livelli questo tipo di risorse in termini di progettazione, gestione, rendicontazione, perché poi comunque ci sono questi obblighi che derivano poi anche dalle nostre norme sulla trasparenza e sul corretto utilizzo dei fondi. E in questo settore stiamo lavorando con varie esperienze, cercando anche di correggere un po' il tiro e di soprattutto portare avanti le iniziative che pian piano emergono. Dal punto di vista delle risorse disponibili, ovviamente non abbiamo grandissime risorse, le risorse derivano dal mercato delle emissioni, dell'emission trading, che annualmente il ministro mette a disposizione per queste azioni di cooperazione, e una parte di queste sono destinate alla cooperazione ambientale e internazionale. Abbiamo delle collaborazioni con vari organismi, e in alcuni casi o molto spesso le ricadute sono anche nel settore agricolo, agrozootecnico o agroitticolo, quindi anche considerare un po' anche la piccola pesca come facente parte di questi sistemi. E alcuni elementi che io porrei al centro della questione, ma probabilmente nei documenti più in dettaglio sono stati anche sicuramente evidenziati, sono quelli che c'è una stretta connessione tra il territorio, la sua conservazione, la conservazione delle risorse, la capacità del territorio di mantenere la sua capacità di sostenere le popolazioni, e quindi l'agroecologia correlata anche poi con le potenzialità, perché abbiamo assistito in molti casi, ad esempio anche nel Sahel, che l'incremento delle greggi derivate da rimesse economiche che arrivavano nel paese poi hanno aumentato la pressione su determinate porzioni del territorio, dove sicuramente vicino alle fonti di approvvigionamento, alle fonti idriche, e questo può avere creato dei forti squilibri, dei conflitti e quant'altro. Quindi sicuramente sono tematiche che devono essere poi anche adattate ai singoli casi, non si tratta di declinare dei principi e applicarli ovunque alla stessa maniera. C'è proprio un lavoro proprio di trovare i giusti interlocutori, ma soprattutto anche verificare e prendere in considerazione quelli che sono elementi chiave della sostenibilità delle azioni. Uno dei problemi sicuramente dell'agroecologia è quello economico, perché sappiamo già che il mercato internazionale ha tra le sue leve quella di tenere bassi i prezzi e di creare una competizione che spesso è anche squilibrata a sfavore di chi produce localmente, di chi produce
in maniera molto più consapevole, molto più sostenibile. Se in questo processo non si individuano degli strumenti che possono riequilibrare, compensare questo, come dire, maggiore attenzione a tutelare l'ambiente, probabilmente si parte già da una posizione difficile, no? Quando il singolo agricoltore si trova di fronte a una carestia, si trova di fronte a una crisi, eccetera, ovviamente la prima necessità è quella di comunque, no? Andare a vivere, dar da mangiare alla propria famiglia e così via. E quindi io credo che sia importante, ecco, anche soltanto citarli un paio di elementi fondamentali che nella normativa italiana sono arrivati da poco, ma tra l'altro in parte con, come dire, seguiti e monitorati da questo ministero, ma fanno ancora fatica a trovare, diciamo, la giusta collocazione. Io parlo dei servizi ecosistemici, non tanto dei servizi che vengono individuati a livello ecologico e ambientale, ma anche di pagamento dei servizi ecosistemici. Noi quando facciamo qualsiasi cosa, chiamiamo un servizio, paghiamo le manutenzioni. Ecco, se noi vogliamo tutelare anche dal punto di vista di conservazione delle risorse, di lotta al cambiamento climatico, di preservazione delle risorse del territorio per sostenere le economie locali e la qualità della vita della popolazione, ovviamente dobbiamo mettere in conto anche questi elementi e quindi trovare il modo di far sì che non ci sia un valore aggiunto che arriva soltanto nelle filiere e che magari va a vantaggio di altri soggetti, ma che chi sviluppa e coltiva il proprio territorio e lo mantiene svolgendo un servizio a vantaggio di tutta la comunità internazionale, perché stiamo parlando, no, di equilibri globali, dovrebbe avere un riconoscimento di questo tipo. Cioè dovremmo, dire, mettere al centro anche questo tipo di valutazioni, perché io credo dal punto di vista economico altrimenti ben difficilmente riusciremmo a dire, dare spazio, ad allargare la platea di chi è di interesse volutamente, vuol dire, portato a implementare e a muoversi verso questo approccio, diciamo, no, dell'agroecologia e della maggiore integrazione e la maggior sostenibilità con l'ambiente. Questo è un esempio, ecco, io mi è capitato anche in Italia di averci a che fare ed è un elemento fondamentale legato all'agricoltura, anche quella che, come dire, occupa la gran parte delle superfici, delle terre coltivabili. La questione della rete ecologica, cioè la perdita di biodiversità, la perdita di risorse, a volte non è soltanto proporzionale a quanto si degrada un determinato ambiente, ma anche nel modo come viene degradato o come viene utilizzato. Quindi se determinate attività, determinati impatti, vedevo prima una slide, no, sulle grandi colture estensive e i piccoli appezzamenti, diciamo, di autosostentamento da parte dell'agricoltore, se in quei contesti non si difendono, non si recuperano, non si mantengono questi sistemi di rete, cioè di interconnessioni tra anche unità di tipo naturale, biologico, di elevata qualità, che garantiscono biodiversità, ma garantiscono anche qualità e risorse per gli stessi, per le stesse popolazioni che ci vivono, rischiamo di arrivare oltre la soglia dell'irreversibile, e quindi anche questo è un elemento fondamentale. È successo da noi, no, nel secondo dopoguerra, no, che le nuove tecnologie hanno desertificato le nostre aree agricole, cioè la vegetazione arborea è scomparsa, stagni, pozze, piccole cose umide non esistono quasi più. Adesso pian piano in alcuni casi si sta tornando a rimetterle al centro dell'attenzione, ma da noi l'agricoltura, come sapete, nella maggior parte dei casi non è più la fonte principale di reddito, no? Tutti gli agricoltori medio-piccoli spesso, come dire, lo fanno come lavoro di ripiego, insomma, ecco, comunque si occupano di coltivare degli appezzamenti di terreno di piccole dimensioni senza avere, come dire, questa pressione di tipo economico che li collega poi alla loro sopravvivenza. Questo ovviamente in altre realtà, in particolare quella dell'Africa occidentale, non è esattamente il contrario, quindi questi elementi dovrebbero essere importanti. Dovrebbero essere importanti e dovrebbero essere soprattutto valutati attentamente. Io faccio l'esempio, no, del Great Green Wall, no? questa ipotesi, no, di creare questa barriera di vegetata, eccetera, attraverso tutto il continente, dall'Oceano Atlantico al Mar Rosso. Come principio sicuramente è una buona idea, nei fatti però
la sua sostenibilità è soltanto, come dire, realizzabile localmente, cercando di capire come questa idea si rafforza e si mantiene in un'economia sostenibile, in un ambiente sostenibile, in una società sostenibile. Faccio un esempio, nel Sahel è molto famoso l'albero di karité, perché è un albero che cresce in maniera abbastanza grezza nei terreni coltivati, è resistente agli incendi, alla bruciatura della vegetazione presemina, e quindi è un, quasi un elemento naturale di preservazione di questi ecosistemi. Nonostante questo, so di realtà dove sono intervenute colture da reddito e quant'altro, e questo è venuto meno, insomma, ecco, recuperare queste situazioni non è abbastanza facile. Ecco, io diciamo su questi temi avrei tanti elementi da discutere, da confrontare, ben vengano questi documenti, queste proposte che sono sicuramente molto, molto interessanti. Tornando a noi, sicuramente ci sarà, io spero, ecco, nel proseguo, quando avvieremo o riprenderemo le attività con determinati paesi, magari la necessità o la volontà o la disponibilità di mettere al centro questa questione dell'agricoltura sostenibile in una società rurale sostenibile, con dire, una particolare attenzione a quello che sono tutti i temi di conservazione delle risorse ambientali, ma soprattutto di mantenimento di un equilibrio che è fondamentale da tutti i punti di vista, sia umano che produttivo, che ovviamente di vivibilità. Grazie. Grazie dottor Martinelli per questa sua breve relazione. Secondo me ci ha fatto capire molto come sia interessante, ma anche bello, no? Condividere le diverse prospettive. Penso che sia molto arricchente mettere insieme le diverse competenze che esistono all'interno delle istituzioni, poi all'interno della società civile, perché veramente c'è molto da imparare. Per esempio, la sollecitazione sul pagamento dei servizi ecosistemici è un tema veramente interessante. Per fortuna in Italia qualcosa, come ha ricordato lei, si sta muovendo. A livello internazionale c'è molto da capire come mettere in pratica una cosa del genere, perché naturalmente mette in gioco relazioni tra paesi e quindi non è semplice, no? E poi mette in discussione uno dei fondamenti del nostro sistema fondato sul mercato, che ha perso completamente il concetto di valore, no? Tutto è sul prezzo delle merci, sulla competizione, e ci siamo completamente dimenticati quello che è invece l'importanza del valore e di cosa diamo valore a quello che partecipa nel mercato. Io direi che siamo arrivati alla fine. Ringrazio tutti per la partecipazione. Come abbiamo detto, se ci sono delle domande o delle riflessioni, come Azione Terre, c'è tutta la disponibilità a raccoglierle. Sulla chat ho già copiato una serie di proposte e collaborazioni che sono state avanzate, che condividerò con Azione Terre. Il segretariato di Azione Terre è in mano a Manitese, quindi se avete i riferimenti di Manitese potete principalmente fare riferimento a loro, però naturalmente se vogliamo condividere anche con altri, ben venga. Io direi che questo è stato un appuntamento importante per fare il punto sulla questione dell'agroecologia, ma soprattutto abbiamo capito che ci sono dei processi e dei percorsi a tutti i livelli a cui, insomma, si cercherà di partecipare. Come organizzazione di società civile c'è tutto l'interesse e la disponibilità a essere parte di un approccio multi-stakeholder. Anche qui con un'idea forse un po' diversa del multi-stakeholder, e cioè quello che piace a noi è dei right holders, cioè di dare soprattutto voce a quelli che sono i portatori di diritti, più che i portatori solo di interessi, e ripeto, solo di alcuni interessi.
Quindi fatte salve queste considerazioni, vi ringrazio ancora, ringrazio molto Francesca che ha passato una mezz'ora di panico per cercare di capire come recuperare questo nostro webinar, però alla fine insomma tutto è bene ciò che finisce bene, come si dice. Quindi ringrazio molto Francesca, grazie a tutti voi per la partecipazione. Grazie per i relatori, grazie per la dottoressa Baldino, il direttore Maestri Pieri, Marrapodi, il dottor Martinelli, e ci risentiamo di sicuro a breve. Buona giornata. Grazie, arrivederci a tutti. Arrivederci, grazie. Grazie, grazie mille.